Eccoli, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. A Gubbio, nel giugno scorso, in una foto pubblicata dal Mirror, esattamente 15 anni dopo la morte, il delitto che ha tolto la vita a Meredith Kercher a Perugia. È una fotografia che in qualche modo incornicia una rimpatriata. Per loro forse è la fine di un ciclo, la chiusura del cerchio, ma certamente non lo è per la famiglia di Meredith, che fu uccisa con 43 coltellate. Un solo condannato per questo delitto, Rudy Guede, che questa sera ascolterete la sua soggettiva di quella sera tra il 1 e il 2 novembre del 2007. Ma noi ascolteremo anche il procuratore Giuliano Mignini, che dal primo istante seguì il caso, e la collega Erika Pontini. Intanto la vignetta di Mauro Biani. Caso complicato anche per un concorso di colpa tra giustizia e media. E tu, Meredith, non ho alibi. Ero sulla scena del delitto. Un giallo, una puntata molto complicata, ma un grande racconto. Ci vediamo tra poco. Lei dice qualcosa? Lei, sì, cercava di dirmi qualcosa, ma io, ma aveva anche la bocca piena di sangue, ma io l'unico suono che riusciva a capire era aff, aff, aff. Al che però mi prende il panico. Tu però queste cose le scrivi sul muro col sangue? Sì. Ma come ti viene? Allora, in quel momento... Io non, guardi, dopo anni neanche io mi so spiegare il meccanismo che può, ognuno di noi reagisce diversamente dinanzi a una situazione che avviene in quel momento, in quell'istante. Mi vedo arrivare contro questo soggetto maschile che cerca, nel vedermi cerca la via di fuga. Nello stesso momento, come io apro la porta, vedo una figura femminile che si allontana e che parla in inglese e dice andiamo via, che c'è una persona, there is a black man in the house. C'è un nero. La figura femminile la riconosco perché comunque era nella voce di Amanda Knox. Cioè era lei? Sì, perché comunque la conoscevo, ci avevo già parlato altre volte, e dunque riconosco la sua voce. Tenete bene a mente queste due lettere, AF, 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 AF. È esattamente quello che, secondo Rudy Guede, Meredith Kercher, mentre sta agonizzando nel suo stesso sangue, cerca di trasmettergli. Non si capisce bene che cosa sono queste due lettere, è il nome dell'assassino e chi è l'uomo che Rudy sostiene di aver visto in casa prima di fuggire. Di certo nel buio vede anche una donna bionda che parla inglese e dice... There's a black man in the house, c'è un uomo nero in casa, e lui molto chiaramente identifica questa donna con Amanda Knox. Tenete a mente dunque queste lettere che si sono intrecciate lungo tutti gli anni e tutti i processi che ci sono stati dopo l'uccisione di Meredith e che hanno interessato, hanno concentrato l'attenzione di mezzo mondo. Ma noi cominciamo a tornare
indietro. Torniamo indietro al 3 ottobre 2011, 4 anni dopo la morte di Meredith, quando Perugia è assediata da 400 giornalisti italiani e stranieri che attendono di ascoltare la sentenza del processo d'appello in cui Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono imputati per l'omicidio di Meredith. Guardate. Caccia, per favore. La sentenza arriva dopo 11 ore di camera di consiglio e ribalta completamente quella di primo grado che li aveva visti condannati. Assoluzione con formula piena per non avere commesso il fatto. Per i colpevolisti, due assassini vengono rimessi in libertà, avete sentito la gente che gridava, mentre per gli innocentisti è il più rilevante errore giudiziario del XXI secolo. Qualcuno arriva a paragonarlo con il caso Dreyfus, il capitano francese che nel 1984 fu ingiustamente accusato di essere una spia dei tedeschi. Ma per la stampa americana è addirittura un processo alle streghe di Salem. Fuori dal tribunale avete sentito la rabbia che esplode, vergogna, bastardi, venduti, assassini, è contro i giudici e contro gli avvocati, mentre dai pulmini delle televisioni americane si alzano delle grida di giubilo. Incredibilmente persino il Dipartimento di Stato da Washington si sente di dover commentare questa sentenza. Gli Stati Uniti, leggo, apprezzano l'attenta considerazione della vicenda nell'ambito del sistema giudiziario italiano. Questo è il clima che ha accompagnato tutti i gradi di questo processo. TV e giornali hanno rovistato per anni nelle vite dei protagonisti, hanno scandagliato quella notte minuto per minuto con le immagini che ci hanno riportato in quella casa di Via della Pergola a Perugia. È spuntato il solito plastico e poi ci sono le foto dei protagonisti. Hanno tutti 20 anni, sono imputati a 20 anni esattamente come la vittima, come Meredith. Guardate chi è. Meredith Susanna Cara Kercher, per gli amici è semplicemente Mez. Quando arriva a Perugia ha 21 anni e il suo viaggio Erasmus è appena cominciato. È la fine di agosto del 2007. Come molte ragazze della sua età, vive un sogno. È il primo periodo fuori casa in un paese ricco di cose da scoprire. Perugia è diversa dal quartiere dove è cresciuta, a sud di Londra. Dalla finestra della sua camera si vede la campagna umbra, dirà la madre parlando della casa in Via della Pergola. E poi c'è il Festival del Cioccolato. Sarebbe dovuta tornare a casa per il compleanno di nostra mamma con le valigie piene di cioccolatini, racconterà sua sorella. Una famiglia grande quella di Meredith. Lei è la più giovane di 4 figli. Con i fratelli John e Lyle e la sorella Stephanie. I genitori sono separati. Arlene, la madre, ha origini indiane, mentre John Kercher è un giornalista freelance inglese. Sarà lui a scoprire che il nome della studentessa uccisa nella notte di Halloween del 2007 è quello di sua figlia. Prima di arrivare in Italia, Meredith frequenta il corso in Studi Europei all'Università di Leeds. A Perugia, invece, studia storia moderna, teorie politiche e storia del cinema. La sua vita nella città umbra si riassume in un pugno di momenti. Le lezioni all'università, le cene con gli amici, le serate nei pub del centro e qualche festa. Come quella di Halloween del 2007, la sera prima della tragedia, dove viene immortalata nella foto che i media faranno diventare icona. Mantello da vampira e un tocco di rossetto rosso sulle labbra. Sorride sempre Meredith in foto, coi grandi occhi castani e i capelli lunghi sciolti. Ma come i suoi amici tengono a precisare, Mez è anche una ragazza metodica, a volte timida, riservata. Tutti parleranno della sua dolcezza.
E invece Amanda Knox la conosciamo da questa immagine, la prima di tante immagini che vedremo. Fin da subito su di lei si scatena una morbosa attenzione. Viene descritta come faccia d'angelo, Foxy Noxy, viene raccontata come un'astutissima, giovanissima femme fatale. Amanda Knox nasce nel 1987 a Seattle, stato di Washington. La madre, Edda Mellas, è un'insegnante di matematica. Il papà, Kurt Knox, è vicepresidente del reparto contabile dei magazzini Macy's. Primogenita di tre sorelle, Amanda è una ragazza estroversa con la passione per i viaggi, le lingue, il calcio e i film romantici. A 15 anni arriva in Italia con la famiglia e se ne innamora. Quando poi decide che è ora di sperimentare la sua indipendenza, è qui che vuole tornare. Mentre studia lingue all'Università di Washington, comincia a lavorare part-time per potersi permettere un anno di studi a Perugia e perfezionare l'italiano. I genitori pensano che sia troppo ingenua per andare in giro per il mondo da sola. Lei si considera un po' folle e immagina se stessa nei panni di Xena, la principessa guerriera di una serie televisiva. A Perugia la sua vita cambia per sempre una notte di novembre del 2007. Quando la sua coinquilina inglese Meredith Kercher viene assassinata, è lei ad essere accusata per prima assieme al suo fidanzatino di una settimana, Raffaele Sollecito. Allora la brava ragazza americana, atletica, intelligente e lavoratrice, il cui unico problema con la legge è una multa al college per disturbo della quiete pubblica durante un party, diventa faccia d'angelo e Foxy Noxy. Un'astuta femme fatale in cerca di emozioni, ossessionata dal sesso e con un lato oscuro capace di aprire abissi di depravazione. Come ha sintetizzato lei stessa, una psicopatica travestita da agnellino. Dopo 6 anni e mezzo di processi e 3 moventi diversi, nel 2015 Amanda e Raffaele vengono definitivamente assolti per non aver commesso il fatto. Hanno scontato entrambi 4 anni di carcere. Amanda torna a casa piena di paranoie, prende lezioni di autodifesa e butta nella spazzatura abiti, peluche e cuscini della sua cameretta di bambina. Oggi Amanda è diventata madre di una bambina, fa la giornalista freelance, ha scritto per HarperCollins una autobiografia che le è stata pagata 4 milioni di dollari. Ma c'è l'altro protagonista poi da raccontare. Raffaele Sollecito è un giovanotto pugliese di famiglia benestante che abbiamo visto per anni nelle fotografie insieme ad Amanda. Eppure il giorno in cui Meredith viene uccisa stanno insieme soltanto da 6 giorni, perché si sa, tra ragazzi il tempo viene bruciato in fretta. Alto, capelli biondi, occhi chiari e faccia d'angelo. In un blog dell'epoca si descriveva anche ragazzo onesto, pacifico e dolce. E nel 2007 Raffaele Sollecito poteva davvero sembrare un principe azzurro, introverso e taciturno, che però poi, almeno secondo l'accusa, si è trasformato in un barba blu sanguinario la notte del 1° novembre. A Perugia ci arriva nel 2002 da Giovinazzo, cittadina in provincia di Bari. La madre, separata dal marito, muore nel 2005. In famiglia restano il padre Francesco, medico ospedaliero, e la sorella Vanessa, ufficiale dei carabinieri, posizione da cui sarà congedata durante la vicenda processuale. Raffaele si iscrive a informatica e frequenta le lezioni tra svaghi e passatempi tipici degli studenti fuori sede. Ha però anche qualche abitudine che susciterà sospetti negli inquirenti, come l'uso di droghe e l'interesse per i coltelli. Il 25 ottobre 2007, a un concerto, incontra Amanda. I due legano subito e, secondo gli amici, è vera passione. La ragazza è entusiasta del suo fidanzatino italiano, che lei dice è gentile, attento, studioso e cucina per me. Ci hanno dipinti come una coppia diabolica, ricorderà dopo il delitto Raffaele. E il bacio che ci scambiammo nella villetta fu immortalato come la prova della nostra spregiudicatezza. Ma la verità è che eravamo due studentelli sconvolti.
Dopo la notte tragica in cui muore Meredith, Raffaele è accusato di omicidio, finisce in carcere e ci resta per 4 anni. Seguono interrogatori, udienze, perizie, anni di battaglie legali e milioni di euro in parcelle per avvocati e consulenti. In prigione resiste a ogni pressione e persino al cambio di cella quando da Perugia è trasferito nel duro braccio del Sabbione a Terni. Continua a proclamare la sua innocenza e anzi denuncia errori e omissioni nelle indagini, abusi e leggerezze. «Sono vittima di un clamoroso errore», sostiene fino alla fine del processo che, nello stupore generale, arriva all'assoluzione completa 8 anni dopo il delitto. Nel suo percorso dentro i penitenziari, che lui descrive violento e degradante, Raffaele continua a studiare e nel 2008 prende la laurea. Quando esce di prigione partecipa a un bando per imprenditori, lo vince e fonda un'azienda. Da allora lavora nell'ambito dei servizi informatici e per tutti, o quasi tutti, oggi è solo l'ingegner sollecito. Nel frattempo scrive libri, partecipa a trasmissioni televisive, polemizza con giornalisti e magistrati. Mi dica solo se chiederà un risarcimento alla giustizia italiana. Io voglio soltanto che la verità sia chiara a tutti, perché vivere nella consapevolezza che una persona a me cara possa in qualche maniera entrare in questo strano ingranaggio che poi, da cui poi è quasi impossibile uscire, per me è qualcosa che non mi fa dormire la notte. E poi c'è Rudy Guede, Guede come lo hanno sempre chiamato e continuano a chiamarlo, ivoriano. E prima di ascoltarlo nell'intervista che ci ha dato, prima di entrare con lui sulla scena del crimine, in quella casa e in quella stanza dove Meredith è stata uccisa, vediamo chi è e che cosa faceva in quell'autunno del 2007. Eccolo, Rudy Guede, l'ultimo degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher. L'unico condannato per concorso in omicidio volontario. A Perugia è il giorno di Rudy Herman Guede, il giovane ivoriano catturato in Germania, sbarcherà tra poco all'aeroporto di Fiumicino e sarà subito trasferito nel carcere di Capanne. Rudy non porta l'orologio, ma il tempo ha imparato a misurarlo in carcere. Un'esistenza divisa tra Africa e Italia, tra la madre e il padre, tra la solitudine e il caos. Quando nasce, nel 1986, in Costa d'Avorio, la mamma ha 14 anni e il padre 18. Rudy ha 1 anno quando il padre parte per l'Italia. Il bambino cresce con la nonna materna, che poi lo affida a una zia e finalmente alla mamma. Quando ha 6 anni raggiunge il padre in Italia, trova un'altra famiglia, un'altra vita. È luglio, ma il primo ricordo dell'Italia è il freddo. Il sole umbro non ha il calore di quello africano. Prima tappa, Cantalupo di Bevagna, vicino Perugia. Poi Bastia Umbra, Ponte San Giovanni e la passione per il basket. Il padre è spesso assente e in casa una girandola di donne che non sono la mamma. La maestra delle elementari si accorge della solitudine di quel bambino trascurato. Le mamme dei compagni di scuola cercano di occuparsi di lui. Poi i servizi sociali e l'affidamento a una famiglia di imprenditori perugini. Ma l'affido dura solo un paio d'anni. Rudy è indisciplinato, marina la scuola. A 18 anni fugge a Lecco dalla zia Giorgette. Pavia, Milano, il lavoro da barista, il blackout da amici e parenti, qualche canna, una sbronza ogni tanto, i giorni sbandati. L'amico d'infanzia Gabriele lo riporta a Perugia. La casa in centro, un contratto da giardiniere, che dura poco. 27 ottobre 2007. A Milano viene sorpreso in un asilo. Ha dormito lì. Nello zaino un PC e un cellulare rubati. Ladro esperto e scaltro nelle sentenze dei tribunali. Un ragazzo che non riesce a camminare da solo, dice un amico d'infanzia. Timido al limite dell'introverso, racconta la ragazza che per 2 anni è stata sua sorella. È uno dei tanti ragazzi delle notti di Perugia. Feste, locali, ragazze. Fino ad Amanda. Fino a Meredith. Quella bravata a Milano del 27 ottobre 2007 avrà il suo peso. Ma chi è davvero Rudy Guede? Cercheremo di ascoltarlo e di capire anche qual è la sua psicologia, ma soprattutto, a partire da adesso, cercheremo di ricostruire esattamente che cosa è accaduto tra il primo e il 2 novembre
del 2007 con tutte le contraddizioni, i punti oscuri e i misteri che ancora circondano questa vicenda. Bellissima Perugia, al centro dell'Umbria, una delle città italiane con la migliore qualità della vita. Questa è Piazza 4 Novembre, Palazzo dei Priori, la Fontana delle Cartoline, è la piazza degli incontri, è il centro della città ed è anche il centro della città dove si incontrano gli studenti. Nel 2007 pensate che tra università per italiani e per stranieri ce n'erano all'incirca 30.000 su una popolazione di poco meno di 170.000 persone. Nell'università per stranieri andavano Meredith Kercher, inglese, Amanda Knox, americana, anche Raffaele Sollecito andava all'università qui e qui viveva Rudy Guede, un ivoriano con la famiglia che ormai da moltissimi anni si era stabilita a Perugia. Eri a Perugia da quanto tempo, prima che Meredith fosse uccisa? Ma io sono cresciuto a Perugia, io ci andavo a scuola, la frequentavo, giocavo a basket qua, era la mia città. Era la tua città? Assolutamente. E a un certo punto, diciamo poco prima di questo delitto, tu hai conosciuto sia Amanda che Meredith. Sì. Mi vuoi raccontare come hai conosciuto Amanda, che impressione ti ha fatto? Ma Perugia è una città universitaria. E come tutte le persone che sono andate all'università, cioè tutto ciò che gira intorno all'università è un ambiente dove la conoscenza, questo ci tengo a ribadirlo, perché magari quando si parla di conoscenza non si pensi che conosci una persona da 6 anni, dunque invece la conoscenza è relativa. E dunque puoi conoscere una persona che non hai mai visto in vita tua e ti ci puoi trovare a fare una chiacchierata e il giorno dopo rivedervi. No, perché la città è piccola, la città è piccola, si incontra quasi tutti i giorni, diciamo. Ma è anche un ambiente, è facile incontrarsi. Ed è un ambiente cosmopolita. Certo. Dunque quasi nella mentalità non c'è quella distinzione del soggetto, da dove vieni, chi sei. Che impressione ti ha fatto Amanda quando l'hai conosciuta e come l'hai conosciuta? Ma l'impressione, come dicevo, è stata un'impressione normale, come posso conoscere qualsiasi altra persona durante una serata. In un locale? In un locale, assolutamente, assolutamente. E Raffaele Sollecito l'avevi mai visto? Io non è un soggetto che non ho mai conosciuto. Mai conosciuto. No. Questa è la piazza delle lauree, dove i ragazzi vengono a festeggiare il loro diploma, e provate a immaginarla nella notte di Halloween, il 31 ottobre, piena di maschere, piena di divertimento, piena di risate, di bevute, di quello che si fa normalmente in una notte come quella. In quella notte Meredith Kercher incontra Rudy Guede, loro si conoscono già, ma quella sera si danno appuntamento per il giorno dopo. L'avevo conosciuta durante una partita di rugby, mi ricordo perfettamente, che era la finale di Sudafrica e Inghilterra. Quindi l'hai conosciuta durante un incontro sportivo? Sì, in un pub, sì. Un Irish pub qui a Perugia. Mentre guardavate questo incontro sportivo. Sì, 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 sì. Poi la incontri di nuovo durante la serata della la notte di Halloween, il 31 ottobre. Sì, la incontro ancora prima. Sì, certo. La incontro ancora prima e poi la notte durante la serata di Halloween in un locale che all'epoca si chiamava Domus, se non sbaglio. Lì incontri due ragazze vestite da vampiro. No, una questo, non è Meredith, succede, e poi... questo succede prima. Succede perché prima di andare al Domus vado in una casa di amici
dove, tant'è che questa cosa mi confonderà, perché c'era una ragazza che era vestita da vampiro e quando mi fanno vedere le foto io confondo i due luoghi, ma in realtà in tutti e due i luoghi ci sono stato, ma in realtà a lei la vedo al Domus. Senti, ti piaceva Meredith? Era una ragazza carina, simpatica e dunque non posso negare il fatto che questo faceva sì che destava un interesse. Eri attratto? Sì, un interesse. Vabbè, è normale questo. Lo si può avere per qualsiasi ragazza e che è carina e dolce ovviamente. No, perché in questo libro che tu hai scritto, diciamo, racconti anche questa voglia di rivederla, di passarci del tempo insieme, infatti... no? La vai a cercare a casa, lei non c'è, poi ci torni un po' di tempo dopo, lei arriva e quindi finalmente vi incontrate. Sì, sì. Però prima di arrivare a quello, invece Amanda, che tipo di rapporto c'è? Hai scambiato solo qualche parola? Amanda ci ho scambiato qualche parola e anche durante la sera con i ragazzi di sotto, a casa dei ragazzi marchigiani. Sì. Semplice chiacchierata, ma era una serata dove stavamo tutti quanti assieme. Erano i ragazzi, io, la Nox e Meredith. Mamma, I can just tell you what you're doing. No! In realtà, tra il 31 ottobre e la notte del 1 novembre, nel giro di 24 ore, questa conoscenza si trasformerà per entrambi in una tragedia. Meredith verrà trovata uccisa nel suo appartamento. Misteriosa morte di una ragazza inglese a Perugia. Una ragazza inglese di 22 anni è stata ritrovata sgozzata nella villetta che abitava insieme ad alcune. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sui telefonini della vittima. Proseguono intanto gli interrogatori di alcune persone che avevano trascorso con la giovane. Le persone fermate, tra le quali anche la coinquilina americana della ragazza. Un taglio profondo alla gola, inferto con forza tra le 3 e le 5 della mattina del 2 ottobre. Dopo la notte di Halloween, la notte della baldoria, delle streghe, naturalmente chi ha fatto tardi, chi ha tirato l'alba, dorme. La città si è placata perché è un giorno di festa, è la ricorrenza dei santi, quindi c'è una grande calma in città. Tutti si svegliano tardi e si sveglia tardi anche Rudy Guede, ma si sveglia con un pensiero preciso, quello di incontrare Meredith Kercher. Si sono scambiati delle battute la sera prima che preludevano ad un incontro ed è esattamente quello che lui vuole. Quindi la va a cercare nella sua casa. Il primo tentativo va a vuoto perché quando arriva non c'è nessuno, nemmeno le studentesse che con lei dividono un appartamento. Arriviamo piano piano a quella sera del primo novembre, no? Tu il pomeriggio tu vai a cercare Meredith, cioè ti viene voglia di rivederla. Sì, per via della sera prima al Domus ci eravamo detti che ci saremmo rivisti il giorno dopo. Quindi vai a casa sua? Sì, sì, assolutamente. Ma lei non c'è? Ma lei non c'è. Poi ritorno in centro, giro, sto con altri amici. Con altri amici, poi dopo ritorno lì. Thank you.
Dopo il primo tentativo di incontrare Meredith, che va a vuoto, Rudy decide di raggiungere alcuni amici, ma continua a pensare a questo incontro che deve assolutamente fare, che vuole assolutamente fare, e probabilmente intorno alle 9 di sera decide di tornare una seconda volta a casa di Meredith. Bussa alla porta, non c'è nessuno, ma proprio mentre sta per andarsene via sente dei passi, si gira ed è Meredith, che a quel punto lo riconosce e lo invita ad entrare in casa. E a questo punto si entra nella zona più complicata e più gialla di questa storia, si entra nella scena del crimine. Meredith Kersh, la ragazza inglese di 23 anni trovata morta nella sua casa di Perugia dove viveva con alcune amiche, sarebbe stata prima violentata e poi uccisa con un colpo alla gola. Questa mattina alcune persone sono state condotte in questura appunto nell'ambito delle indagini sull'uccisione della studentessa inglese. È iniziata oggi l'udienza preliminare, ma i tre accusati in stato di fermo si dicono innocenti e due di loro hanno fornito tra l'altro prove e indicato testimoni. Lei non c'è, ma in realtà arriva. Lei arriva mentre tu te ne stai andando. Mentre io me ne sto andando. E a quel punto? A quel punto parliamo e rievochiamo quello che sono state. Cioè, lei ti invita a casa? Sì, 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 entro insieme a lei, perché non c'era altro modo altrimenti per entrare. Certo. Ci sono due cose molto strane da tenere a mente. La sera del primo novembre, quando probabilmente Meredith è già morta, una vicina di casa che abita in una palazzina accanto a quella di Meredith riceve una telefonata nella quale uno sconosciuto dice che nel suo bagno c'è una bomba. La signora chiama la polizia arriva, perquisisce tutto, controlla anche il giardino, non trova nulla e se ne va. Ma la mattina dopo la signora nel suo giardino trova due cellulari. A quel punto chiama la polizia e attraverso quei cellulari la polizia stabilisce che sono di Meredith e si reca nella casa che è qui alle mie spalle, dove all'esterno c'è Amanda Knox con Raffaele Sollecito, che ha già fatto due telefonate ai carabinieri dicendo che nell'abitazione di Amanda e di Meredith c'è qualcosa di strano. La cosa abbastanza verosimile e che la telefonata che viene fatta la sera del primo novembre è fatta proprio per far trovare quei cellulari e dare l'allarme. È qualcuno che vuole che il corpo di Meredith e la scena del delitto vengano scoperti la sera stessa, ma così non sarà. .22.01, Erika Pontini, capocronista della Nazione, grazie di essere qui. Adesso buonasera. Abbiamo ascoltato una parte di quello che dice Rudy Guede, poi andremo più a fondo nell'intervista
E però tu ci devi dare un po', diciamo, il racconto del clima, dell'atmosfera, ma anche dei dettagli che sono fondamentali in questa storia, perché contribuiscono a decidere la colpevolezza e l'innocenza delle persone che sono coinvolte. Però pochi minuti di pubblicità e torniamo con l'ultima notte di Meredith. E allora, sono le 22.07, io ricordo i nomi dei protagonisti di questa storia: Raffaele Sollecito, Amanda Knox, Rudy Guede e purtroppo la vittima, Meredith Kercher. Erika Pontini, capocronista della Nazione, tu hai seguito dall'inizio questa storia. Che impressione, diciamo, hai avuto proprio nelle prime ore, nei primi giorni in cui questo giallo è esploso? Nelle prime ore, perché la prima e frammentata ricostruzione che c'è stata con i primissimi arresti di Amanda, Lumumba e Raffaele Sollecito è stata così a ridosso del delitto. Scusa, perché siccome sono passati tanti anni, la gente non necessariamente è tenuta a ricordare, sì, forse Sollecito, Amanda li riconosce, ma Lumumba è Patrick Lumumba, che è il proprietario di un pub dove lavorava Amanda. Allora, noi abbiamo questa casa in Via della Pergola, che è appena sotto il centro storico di Perugia, sì. Un pochino infossata. Il delitto avviene lì, avviene senza che nessuno se ne accorga. Amanda, Raffaele sono già protagonisti comunque di questa vicenda, perché sono i ragazzi che tutto il mondo vedrà in quelle foto, certo. Che li riprendono davanti a casa. Dopo pochissimo tempo dal delitto, da un delitto che si capisce essere maturato in un ambiente tra giovani, ma si cercano in quei giorni, noi stiamo cercando, addirittura siamo andati a cercare i camerieri, perché filtrano indiscrezioni che era il cameriere di un locale piuttosto che quello di un altro locale. Però diciamo che questa cosa che accade sconvolge la città, una piccola città come Perugia, dove insomma un delitto così brutale, così cruento, non, tra giovani, tra studenti, non era pensabile, non era immaginabile. Soprattutto sconvolge quando emerge non solo che Meredith è stata accoltellata, ma ha subito anche, ci sono segni di una violenza sessuale. Quindi non ci sono, però, poi magari lo ricostruiamo dopo, certo. Segni di un'effrazione, quindi non si capisce, è entrato qualcuno in quella casa e l'ha violentata. Questo è uno dei punti cruciali, perché adesso lo ascoltiamo una prima parte, un'altra parte dell'intervista con Guede, e insomma, diciamo, ci sono dei tempi che francamente non combaciano con una ferocia, stiamo parlando di 43 coltellate, con una ferocia come quella che si sviluppa nell'arco di pochissimi minuti, no? C'è, come dire, c'è nella ricostruzione che poi è passata agli atti qualcosa che effettivamente convince poco. Però vogliamo sentire Rudy Guede, una parte, entriamo con lui nella scena del crimine, sentiamolo insieme. C'è un particolare, che a un certo punto Meredith va nella sua stanza per lasciare la borsa, sì, per rimettersi, sì, sì. E poi torna, questo è il tuo racconto, sì. Dicendo che le sono spariti dei soldi dell'affitto. Sì. Cioè lei ad un certo punto si lamenta contro quella che era la sua coinquilina dell'epoca, cioè Amanda, e al che io le dico: guarda, prima devi verificare che sia successo la cosa, perché dire ipoteticamente che possa essere stata una persona è un po' una cosa calunniosa, no? Dunque verifica e insomma riesco a tranquillizzarla e niente. Però tu aggiungi che in questo dialogo che fate sulla storia dei soldi che sono spariti, tu percepisci un certo astio sì. Di Meredith nei confronti, sì, di Amanda. Sì, sì, questo. Ed è per quello che comunque cerco di calmarla, per dire che non puoi portare accuse se prima non hai parlato con la persona, prima che non ci sia stato un confronto. Dopodiché, parlando... No, parliamo, parola, sì, insomma... Cominciare a baciarvi. Sì, come dico nel libro e come sì. Ho sempre raccontato anche durante il processo, abbiamo un approccio, nel gergo giovanile si dice petting,
Dopodiché, arrivato ad un certo punto, lei mi chiede se avevo il preservativo, il condom, dico che lì no, non ce l'avevo, e siccome lei era una ragazza a modo, insomma, ti fa capire che non si può andare oltre e lì ci fermiamo. Questo. Però, quando poi verrà fatta l'autopsia, i medici legali accerteranno che in effetti un rapporto sessuale c'è stato. Loro non possono dire se non è stato consenziente o consenziente, però che effettivamente c'è stato, quindi c'è stato un rapporto. Sì, ma anche i medici legali dicono, proprio per via che non sono in grado di dire se c'è stato un rapporto pregresso. Ora, rapporto pregresso potrebbe essere che due giorni prima o la sera stessa di Halloween lei abbia potuto avere un rapporto sessuale con qualcun'altra persona. Mm-hmm. Comunque questo, il fatto che ci sia il mio DNA è confutabile dal fatto che comunque il DNA, ripeto, non altre cose che ho sentito in questi anni, che gente ha parlato di cose che non esistevano, perché il DNA, anche con una stretta di mano che io le posso dare, tramite il mio sudore si può estrapolare il mio DNA. Certo. La stessa cosa vale per la saliva. Dunque è benissimo. Ma poi se vi siete baciati, accarezzati, toccati, no, è abbastanza in questi evidente anni, che il DNA appunto, ci sia. Ma in questi anni ne ho sentito di cotte di crude, dunque ci tengo molto a precisare che le persone capiscano che il DNA si può estrapolare anche da una saliva. Insomma, certo. Tanto specie se ho baciato una persona, abbiamo fatto petting, questo. Certo. Oh, poi, e qui comincia la parte, diciamo, che ti è stata molto contestata, no? Cioè, tu avevi mangiato un kebab. Sì, avevo mangiato. Questo kebab ti fa male allo stomaco. Perché era piccante, avevo fatto un miscuglio, come si direbbe una bosba. E ha fatto sì che io sono dovuto andare in bagno. Però vai in bagno con le cuffie? Come era mio solito, mi è stato contestato, è impossibile andare in bagno e ascoltare la musica. C'è gente che gioca al videogame, al Game Boy. Cioè, c'è gente che fa la doccia, ascolta la musica, dunque non capisco come mai non era possibile che io potevo ascoltare la musica. Comunque vado là e mi metto le mie cuffie, perché comunque sa com'è, se uno va in bagno si mette anche comodo, ok? Era mia abitudine. E dunque mi metto le cuffie. Con la musica molto forte. È solito da parte mia ascoltare la musica anche quando cammino per strada a volume alto, tant'è che certe volte mi hanno criticato. Comunque se attraversi la strada e non senti uno che suona il clacson, è un problema, no? Comunque. Certo. E dunque purtroppo era la mia abitudine questa. E dunque mi metto giù e ascolto i miei brani preferiti che avevo sull'iPad, sull'iPod. E niente, fino a che non arrivo al terzo brano, quasi a metà del terzo brano, e non sento un urlo che riesco a percepire più della nonostante del volume, cuffie. Nonostante le cuffie. Al che, senza preoccuparmi, veramente, senza preoccuparmi a scaricare l'acqua. Cioè, il mio pensiero era che è successo. Ti alzi, mi alzo, mi cerco di vestirmi e corri. E corro per vedere che era successo. Allora, Erika, come possiamo definire questo racconto? Molto pulito, no? Cioè, dal suo punto di vista, lui sta facendo un racconto che secondo lui fa tornare ogni dettaglio, ogni particolare sulla storia dell'approccio sessuale. Dice, abbiamo fatto solo petting, non c'è stato un vero e proprio rapporto sessuale, e poi racconta questo, diciamo, seguito, per cui lui va al bagno e mentre sta in bagno con le cuffie sente questo grido. Che idea ti sei fatta tu? È un racconto che confligge con tantissimi altri elementi, ma di esperienza comune. Cioè, lui anche stasera ha ripetuto, ha ascoltato tre canzoni, sono 6, 7, 8 minuti. Ma infatti io dopo su questo gli chiederò, ma questi 6-7 minuti, in questi 6-7 minuti si sviluppa questa ferocia, questa aggressione. Che non può essere in quel tempo, perché Meredith è stata accoltellata. E ricordiamo, 43 volte. Diciamo, le coltellate ovviamente maggiori sono quelle che poi ne provocano la morte, certo. Sono due.
e sono due, e questo è importante forse ricordarlo, perché è stato detto in tutti i processi, la prima coltellata, la più profonda, avviene perché Meredith probabilmente viene trattenuta per un braccio, per questo che sulla scena del crimine vengono collocate più persone, ed è per questo che si parla nella sentenza di Rudy di concorso in omicidio. Lui ha concorso con altre persone che allo Stato, per la legge italiana, sono sconosciute. Ma lei si autoinfligge quella coltellata, detta così suona male, perché lei, girandosi e essendo minacciata con il coltello, nel tentativo di vincolarsi, confligge con la lama, con la in lama. Maniera ancora più violenta, che non è stato un colpo secco che le hanno dato. E questo significa innanzitutto che è stata un'azione omicidiaria molto lunga, perché ci sono tentativi di difesa sul braccio che non le veniva trattenuto. Ci sono delle ecchimosi sul corpo di Meredith. Ci sono delle ecchimosi. Sulle gambe. Ci sono delle ecchimosi sia sulle gambe sia a livello vaginale. Che dica Rudy Ghede, che probabilmente poteva aver avuto un rapporto violento anche in precedenza, però fa pensare a quello. Quindi 8 minuti perché questa ragazza venga svestita, perché lui dirà di averla lasciata. Sì, adesso lo sentiamo dopo, no, perché non voglio andare avanti, no, ma mi voglio fermare a quello che ha detto fino adesso Rudy, e cioè sostanzialmente il racconto di una persona che addirittura, quando lei dice no, non possiamo avere un rapporto perché tu non hai il preservativo, si ferma e sembra una cosa molto delicata, se vogliamo, no? Tra due ragazze, per come la racconta lui. Sì, io credo che in un'occasione di stress lui racconta sempre di questa cosa del bagno. Sì. Esperienza comune che in situazioni di fortissimo stress si possa aver bisogno di andare in bagno. Dopo. Sì. Senti, questo aspetto, della morbosità, quanto ha influito nel processo mediatico, cioè nel racconto che è stato fatto anche, non da chi ha indagato, ma dai giornali, dalle televisioni, è stato molto forte, molto prevalente, no? Rispetto alla ricostruzione del delitto e alla ricerca dei dettagli che potevano spiegarlo. Sì, ma per una serie di elementi, secondo me. Il primo elemento è perché la notte in cui sarà arrestata è la stessa Amanda Knox che non solo si colloca sulla scena del crimine e la Cassazione, assolvendola, crederà la sua tesi, dirà che Amanda era sulla scena del crimine, ma lei che dice che la stavano violentando, e parlerà dello stesso urlo di cui ha parlato adesso nell'intervista Rudy e di cui ha parlato una delle testimoni chiave del processo, che è una signora che abitava poco distante. E che ha sentito questo grido. E che ha sentito l'urlo, cioè tutti parlano di questo urlo, quindi questo urlo c'è stato. Probabilmente c'è stato durante la coltellata, mentre stava per avere la coltellata. Cioè, scusa, per ricapitolare, tutti i segni, oltre alle coltellate ovviamente, sul corpo di Meredith indicano o indicherebbero, se vogliamo usare il condizionale, l'azione di più di una persona, perché è difficile che una persona riesca a tenere ferma la vittima, contemporaneamente a infliggerle 43 coltellate, cioè ci sono più di due mani che agiscono su quella sera. E ci sono probabilmente due coltelli. E ci sono probabilmente due coltelli. Due coltelli, perché le ferite potrebbero non essere prodotte dallo stesso coltello, quindi che ci sia una persona con due coltelli in mano che tiene per un braccio, perché lei ha Meredith a segni di difesa solo su un braccio, solo su una mano, non sì. anche sull'altra, quindi significa che quell'altra era trattenuta, e questo già confligge con l'esistenza di un solo aggressore. Però mi dicevi della morbosità. Sì. È stata, quindi, non solo il fatto che si è subito parlato di questa violenza sessuale di cui era stata vittima Meredith, ma il primo memoriale di Amanda che filtra dal carcere dove era detenuto è la stessa Amanda che racconta le sue esperienze sessuali avute in città.
ed è stato anche quello uno dei motivi scatenanti poi di questa morbosità sessuale che si è scatenata intorno a questo caso. Come ricorderete, il giorno dopo il delitto, le telecamere che inquadrano Raffaele Sollecito e Amanda Knox che vanno a fare shopping in un negozio di biancheria intima. Quindi ci sono stati una serie di elementi che hanno focalizzato l'attenzione su questo aspetto della storia. Anche la stessa vita, diciamo, lineare di Meredith, perché Meredith aveva una relazione con il ragazzo, con il vicino di casa, ma aveva una relazione come tutti i ventenni hanno. Conosci un ragazzo e lo frequenti, in quei giorni non c'erano e proprio in quella casa. Il discorso che stai facendo, ma lo riprendiamo dopo aver sentito quest'altra tranche dell'intervista a Rudy, implica che, diciamo, sulla scena del crimine chi ha investigato non si sia mosso proprio bene, diciamo così, no? Cioè gli elementi che due coltelli invece che uno, più persone, più mani, la violenza sessuale, cioè poi in realtà tutto questo sembra che nelle prove che sono raccolte dagli investigatori in qualche modo svaniscano tutte queste ipotesi che sono verosimili rispetto appunto a come viene trovato il corpo di Meredith, a quello che succede nella casa. Lì ha giocato un ruolo fondamentale, purtroppo, perché oggi non saremmo qui a parlare di questa cosa, la fretta. La pressione mediatica, perché c'era una ragazza inglese assassinata. Perché torno al discorso iniziale, cioè Perugia è sconvolta da un delitto di questo genere tra studenti stranieri e italiani coinvolti e diciamo c'è la fretta di trovare immediatamente la soluzione a quello che è successo. È una città universitaria, è una città molto aperta, molto frequentata dai giovani e questa miscela di personaggi che si trovano in questa scena, che sono studenti di fuori, studenti stranieri, le consolati, le ambasciate che si cominciano giustamente a muovere perché c'è una vittima, c'è una presunta assassina. E questa pressione provoca la fretta degli investigatori di dare una soluzione al caso immediatamente, nonostante non abbiamo di fronte comunque sia un caso da... Ma infatti io all'inizio addirittura con il pedigree. Ho citato con una certa sorpresa il fatto che nel momento in cui viene assolta Amanda il Dipartimento di Stato si sente di dover fare una dichiarazione, no? A un certo punto era addirittura circolata la voce che se l'avessero invece condannata definitivamente ci sarebbe potuto essere un blitz per liberarla. No, sono circolate le voci più strampalate. Perché si diceva che gli Stati Uniti stanno facendo un'enorme pressione sulla corte d'assise, sui magistrati, insomma la realtà è che all'estero, negli Stati Uniti, tutti credevano Amanda innocente, mentre invece diciamo, i colpevolisti erano più in Italia che non là. Sì, e in Inghilterra. E in Inghilterra. In Italia, certo. E in Inghilterra. Io adesso, siccome abbiamo lasciato Rudy che dice sento questo grido e esco di corsa al bagno per vedere cosa succede, qui entriamo nella zona diciamo più complicata, non tanto da raccontare perché lui la racconta, ma da credere, cioè sono proprio, no, è quello che succede in quella casa nel momento in cui lui esce dal bagno, secondo la sua versione, e trova, vediamo cosa. Questo è il punto cruciale. Che cosa succede? Cioè tu esci? Esco e mi dici, esco, apro la porta del bagno che era in una posizione defilata, nel senso era dal salotto, era verso destra. Dunque, come esci, ti trovi dal bagno, ti giri e trovi il salotto cucina. Sì. Poi c'è una specie di mezzo corridoio, sì, c'è la stanza un po' più in là, sì. Da letto di Meredith. La prima cosa che noto è che la luce è spenta nel salotto cucina, la stessa cosa il corridoio. Mentre era accesa prima che tu andassi in bagno. Sì, assolutamente, perché avevo lasciato Meredith, che comunque stavamo lì e parlavamo. E mi dirigo verso il corridoio e mi vedo arrivare contro questo soggetto maschile che cerca, nel vedermi, cerca la via di fuga. Nello stesso momento
come io apro la porta sento, vedo una figura femminile che si allontana e che parla in inglese e dice andiamo via, che c'è una persona, di there is a black man in the house. C'è un nero. Mm. A quel punto la figura maschile mi viene incontro e cerca la via di fuga, e poi si allontanano. E tu vedi che c'ha in mano un coltello? Sì, per me era un coltello, mi sembrava un coltello, però non era un coltello, era piccolo, tant'è che io dico mi sembrava che avesse in mano un bisturi, perché comunque mi lasciò dei tagli, perché è presente quando una persona ti aggredisce tu cerchi di mettere la mano così, e dunque e tu questa persona non la vedi in faccia bene? Perché era buio, a parte che non c'era la luce, era buia e dunque non la vedo benissimo in faccia, tant'è che a livello al processo descriverò com'era questa persona. E tu dici che aveva una felpa, addirittura aveva, dai, la marca. Sì, dico la marca e riesco a intravedere il cappuccio, più o meno che colore potesse avere. E faccio uno sforzo, ovviamente, per individuare com'era il soggetto. La figura femminile non la riconosci? La figura femminile la riconosco perché comunque era nella voce di Amanda Knox. Cioè era lei? Sì, perché comunque la conoscevo, ci avevo già parlato altre volte e dunque riconosco la sua voce. E poi dopo di che è tutto, avviene in una frazione tutto questo che sto descrivendo, al che dopo cado per terra, questa persona riesce a fuggire, ovviamente io dalla paura non ho la forza e il coraggio di inseguire, però mi preoccupo piuttosto nel capire cosa fosse successo nella stanza di Meredith, laddove era l'unica illuminata. Al che entro dentro e quello che vedo è una scena straziante e incomprensibile. La prima cosa che mi viene in mente è di soccorrerla comunque. Cioè cosa vedi? Lei piena di sangue? Vedo sangue lei... Sangue che le usciva dal collo? Sì, vedevo della fuoriuscita del sangue e anche dalla bocca, al che vado nel bagno vicino alla camera sua e il primo asciugamano che trovo, la prima cosa che avesse le sembianze di un asciugamano, ma prendo un asciugamano e cerco di tamponare la ferita. Poi ritorno di nuovo nel bagno, ne prendo un altro di asciugamano. E poi lei dice qualcosa? Lei sì, cercava di dirmi qualcosa, ma io aveva anche la bocca piena di sangue, ma io l'unico suono che riuscivo a capire era aff, aff, aff. Al che però mi prende il panico. Tu però queste cose le scrivi sul muro col sangue? Sì. Ma non come ti viene? Allora, in quel momento, io non, guardi, dopo anni neanche io mi so spiegare il meccanismo che può, ognuno di noi reagisce diversamente dinanzi a una situazione che avviene in quel momento, in quell'istante, perché ora parlarne riesce a dilazionare il tempo. Certo. Ma nel mentre... Però, diciamo io che, cerco diciamo al che, suono sì, sì, non sì. Sono molti i casi in cui c'è una persona che sta morendo dissanguata e chi cerca di soccorrerla utilizza il suo sangue per scrivere sul muro quello che sta dicendo, qualcosa di simile a quello che sta dicendo. È una cosa, no, è una cosa strana, è una cosa strana, ha pienamente ragione, ma in quel momento io ho reagito in quella maniera. Come se il sentire af, af, come se mi volesse dire qualcosa e io mi è rimasto impresso questo suono, questa fonetica, è come se dire, oddio, non mi devo dimenticare questo, però non è che lì io dico, aspetta, vado a prendere un foglio e scrivo con calma. D'accordo, certo. Ok, dunque, non lo so, io, tant'è perché che... A un certo punto? Ad un certo punto io, vedere quella situazione, quella scena, crollo psicologicamente. Crollo veramente psicologicamente. E scappi? Scappo, oddio, mi allontano, perché scappare è chi fa qualcosa scappa. È chi non riesce a sopportare una cosa che non ha mai visto in vita sua, a cui non è abituato. Preso dallo shock mi sono allontanato dall'abitazione. E forse se non l'avessi fatto... Se avessi chiamato i soccorsi. Ma pure che mi fossi messo a urlare come un pazzo, avrei attirato l'attenzione, magari avrebbero chiamato l'ambulanza, col seno del poi non si può sapere, ma avrei voluto che le cose andassero così, ok?
E invece mi sono lasciato prendere dallo spavento, da tutta quella scena assurda e il mio cervello è andato in tilt. Però, Rudy, tu sei un ragazzo molto intelligente, molto attento. E io mi domando, tra l'altro adesso stai lavorando anche per un centro di criminologia, mi domando come pensavi di sfuggire a quello che era accaduto, cioè che non ti identificassero, e come poi in effetti è avvenuto. Come pensavi di uscirne senza che, diciamo, succedesse nulla? Ma io non è che pensavo di uscirne, è che, a parte che avevo quasi 20 anni all'epoca, e la mia vita era fatta di tutt'altra maniera: basket, amici, serate universitarie. Dunque a tutto potevo pensare, che tranne che, oddio, adesso me ne esco, nel senso, quando ad un certo punto mi è preso lo shock, il cervello mi è andato in tilt, non ho pensato adesso me ne esco, ho pensato, cavolo, qui mi danno la colpa a me, come giustifico tutto questo? È stata una maniera di reagire e non fermarmi a pensare attentamente. Però, ad andare dalla polizia per dirle. Certo, okay? Perché io posso anche capire che nel momento in cui tu ti trovi, come hai raccontato, in quella situazione, puoi avere l'istinto di allontanarti, di andartene, di scappare. Ma dopo, a mente fredda, quando ti svegli la mattina, non ti viene, diciamo, istintivamente la voglia di andare a raccontare, anche proprio perché se tu sei innocente non hai niente da nascondere? Allora, ti rispondo dicendoti che il giorno dopo io ero ancora in tilt, perché tante cose io l'ho potuto ricostruire perché mi sono state raccontate, perché io in quel range temporale veramente ho subito uno shock. Ora io non so, ognuno di noi a questo mondo come reagisce dinanzi alle situazioni, ognuno di noi, tu reagirai in una maniera diversa, così come le altre persone che stanno qui intorno a noi reagiranno in modo diverso da noi. Io purtroppo ho reagito in quella maniera, ma non perché volessi reagire in quella maniera, perché il mio cervello non ha retto dinanzi veramente a una cosa impensabile per me. Dunque, mi si può dare una colpa sicuramente di come ho reagito, di come non ho pensato attentamente. Quella ce l'hai, Rudy. Ok? Quella ce l'hai. Cioè l'idea che comunque in quella situazione forse non si sarebbe salvata, forse non sarebbero riusciti a salvarla, però dare l'allarme, chiamare i soccorsi era comunque un gesto, diciamo... Doveroso. No? Questo è doveroso. E non mi voglio giustificare dicendo che... Non voglio che qualcuno si fosse trovato al posto mio, perché manco io avrei saputo come avrebbe agito, magari avrebbe agito meglio di me. Dunque questa è veramente una cosa che mi porto dentro. Però io ho vissuto quella scena e non l'ha vissuta nessun altro. Il mio cervello ha agito in quella maniera per la crudeltà a cui ha assistito. Dunque a questo credo che... Senti, ti faccio una domanda che può essere anche sgradevole, ma sì, insomma, cioè, tu hai mai avuto un approccio simile a quello che hai avuto con Meredith, con Amanda? No. No? No. E non, diciamo, Amanda non ti ha mai mostrato un interesse o qualcosa del genere? Perché, okay, che peraltro, voglio dire, sarebbe normalissimo, insomma, no. Non ci sarebbe nulla di male, insomma. Quindi tu non hai mai avuto nessun tipo di rapporto, diciamo, al di là del salutarsi, conoscersi, incontrarsi con Amanda? Io personalmente no. No. E Meredith non ti ha mai raccontato nulla, al di là della storia dei soldi dell'affitto, del suo rapporto con Amanda? Lei si lamentava del fatto che le mancavano le cose o che la casa era sporca e così via. No, perché si è detto che, si è ipotizzato, poi non è venuto mai fuori questo, sì, in realtà, che, diciamo, ci fosse stato un tentativo di coinvolgere Meredith in un gioco sessuale e che poi è finito male. Ma il fatto è che
Non c'è stato. Allora, il fatto è che non c'è mai stato un gioco sessuale. Il fatto è che non c'è mai stata una violenza sessuale. Dunque, io penso che questa ricostruzione sia stata una ricostruzione forzata. Prima mediatica, dopodiché processuale. Tant'è che tuttora, in tutti questi anni, è un discorso che è andato scemando, proprio a cadere. Dunque. Ma quello che voglio cercare di capire è quando poi tu ti sei trovato di fronte a Amanda e Raffaele Sollecito, perché tu dici per me erano almeno lei. Io riconosco Amanda Knox almeno lei quella era, sera era come la persona che si allontanava. Che tu hai visto scappare dall'abitazione, dalla casa. Non è finita naturalmente l'intervista, va avanti, ma che effetto ti fanno queste dichiarazioni di Rudy? Cioè, troppo perfette. Troppo perfette. Sì, perfette in una, diciamo, ricostruzione che difficilmente può combaciare con la realtà, nel senso che se io sto 6-7 minuti in bagno, quei 6-7 minuti deve essere entrato qualcuno che ha spogliato Meredith, l'ha aggredita immediatamente con 43 coltellate, ha combinato quel disastro che c'è dentro la stanza e poi ha tentato di fuggire. 6 minuti sono tanti o sono molto pochi, insomma, perché sì, la scena del crimine si presenti nel modo in cui si è presentata. Ah, in questo caso sono pochi. Per credere a questa ricostruzione di Rudy, che è smentita da tantissimi altri elementi, tanto per iniziare dal fatto che nessuno ha mai parlato di un possibile appuntamento che lui aveva con Meredith, che non lo racconta alle amiche, cosa usuale di solito, che non l'hanno mai visti insieme. Quindi ci sono tantissimi elementi, ma per credere aspetta, a lui veramente allora, aspetta, un atto aspetta di fede. Aspetta, perché me li elenchi. Io do la pubblicità, pochi minuti e torniamo. Allora, Erika Pontini, abbiamo sentito dichiarazioni di Rudy in questa intervista, in cui mette insieme una serie di dettagli che sono molto importanti. Il primo, lui dice: io riconosco Amanda, riconosco la sua voce e poi riconosco lei, mentre non so chi sia l'uomo, riconosco la felpa, ma non ho idea di chi possa essere. Lo dice al terzo interrogatorio, lui non lo dirà subito, non collocherà immediatamente Amanda sulla scena del crimine, però quello che resterà sempre un buco nero di questa storia, non solo è chi c'era in quella casa o che ruolo aveva, perché chi c'era in un certo modo è stato detto, c'erano Amanda sicuramente, dice la Cassazione, Rudy sicuramente, probabilmente Raffaele, sicuramente non Lumumba, l'uomo, datore di lavoro di Amanda, che nel suo primissimo racconto, tanto che Amanda è stata condannata per calunnia nei confronti di Lumumba, e la calunnia, lo ricordo a me stessa, significa accusare un uomo sapendolo innocente, quindi lei sapeva che non era stato Lumumba, per saperlo doveva per forza essere lì. Cioè, allora, diciamo due cose per capire meglio. Patrick Lumumba ha la carnagione scura come Rudy. Sì. È il gestore del pub dove Amanda lavora, quindi lei lo conosce, non è, diciamo, una persona sconosciuta. E a sentire Rudy dice: io conoscevo Amanda. Quindi Amanda conosce anche Rudy, perché si erano incontrati diverse volte. Quindi perché colloca Patrick Lumumba lì invece di Rudy? Questo è un altro aspetto, diciamo, quantomeno no, singolare. Perché quello che è apparso in molte fasi di questo processo è che tutti abbiano tentato di non accusare l'altro. Quindi Amanda accusa Lumumba, accusa l'innocente Lumumba. Che non c'entra niente, che non c'entra mai assolutamente stato. Niente. Mentre adesso dice, non si colloca più sulla scena del crimine, nonostante questo lo faccia la Cassazione, però accusa
Rudy. Rudy? Anzi, addirittura si spinge a dire io non credo che si sia pentito di quello che ha fatto, però insomma lui c'era, era lì. Rudy inizialmente non accusa Amanda. Raffaele lo lascia sempre un po' nell'ombra, come di fatto è stato sempre nell'ombra nel corso di questo processo. Basti ricordare che il suo avvocato, l'avvocato Bongiorno, nella arringa difensiva, parla più di Amanda che di Raffaele. Che non del suo assistito. Che del suo assistito. La Venere in pelliccia, il signor Nessuno, li definisce l'avvocato di Raffaele. È sempre nell'ombra. E anche la Cassazione che cosa dice? Pensiamo che fosse lì anche Raffaele, perché stava sempre dietro Amanda. Sì. Ma non per fare un salto logico, ma la mattina degli arresti, a pochissimi giorni dal delitto, quello che emergeva tra noi cronisti, che sapevamo che c'erano dei fermi in questura, era che due persone erano state arrestate per omicidio, erano Amanda Knox, poi ritenuta innocente, e Patrick Lumumba, che sarà scarcerato subito dopo. Sì. Perché... E la terza persona poteva essere un favoreggiatore, non era un concorrente nel delitto. Invece, di lì a poche ore, verrà deciso che ci sono stati tre poi fermi invece per concorso in omicidio. Le incongruenze, dicevamo, le incongruenze ce ne sono più di una. C'è anche l'effrazione dell'abitazione di Via della Pergola, da cui Rudy è stato assolto. È opinione, esperienza comune, solo chi ha qualcosa da nascondere, perché la sua presenza dentro casa può essere riconoscibile, come appunto poteva essere quella dei coinquilini di Meredith, deve far sì che la colpa ricada su una persona esterna all'abitazione. Rudy non aveva il problema di simulare un'effrazione perché sono entrato dalla finestra, da una finestra da quale peraltro è difficilissimo entrare. Qualcuno l'ha commesso. Poi c'è la storia del coltello, no? Rudy dice, io ho visto questo coltello, sembrava un bisturi, piccolino. In realtà il coltello che poi viene esaminato è un coltello che sta a casa di Raffaele Sollecito, no? E non è esattamente un bisturi. Non è esattamente un bisturi, è le due prove genetiche contestate, il gancetto del reggiseno e il coltello, di cui è stata contestata fondamentalmente la metodologia di repertazione. Dobbiamo anche sempre considerare che il caso Meredith, come altri grandi casi, pensiamo alla Franzoni, no? Con l'analisi degli schizzi di sangue, hanno fatto un po' la storia del delitto di Cogni e il bambino... Hanno fatto un po' scuola, cioè adesso sono passati 15 anni, anche le tecniche, anche la metodologia si è evoluta. All'epoca la prova scientifica era importante, ma probabilmente era ancora poco pulita. Il gancetto del reggiseno, lo trovano, lo vedono perché ci sono i video, lo repertano 46 giorni dopo averlo fotografato. Lì c'è il DNA, o quantomeno il cromosoma Y, che è il cromosoma che si trasmette in linea maschile, sì, di Raffaele. Ma può essere, dicono, frutto di contaminazione, ma di una contaminazione che deve essere stata all'interno di quella stanza. E all'interno di quella stanza perché ci doveva essere un campione biologico di un ragazzo che è vero che era il fidanzato della sua coinquilina, ma che per sua stessa ammissione non era mai entrato nella stanza di Meredith, nemmeno la mattina in cui loro danno l'allarme, quando gli agenti della polizia postale diranno di averli tenuti fuori. Sì. Cioè, appena aperta la porta si rendono conto di quella scena drammatica e tengono fuori i ragazzi, tra cui Raffaele ed Amanda. Amanda, tra l'altro, è coperta. Questa Meredith, è una cosa. Scusate, Meredith è coperta da un piumino. E questa cosa a me è sempre fatto molto impressione, sì, perché è un atto di pietà. È l'atto di pietà nei confronti della, sì, vittima. Sì, sai, qui l'esperienza ci può dire tante cose. Certamente in un delitto anche efferato, se l'assassino non ha nessun problema rispetto alla vittima, non la copre. No? Cioè, la copertura avviene, diciamo, per un senso di pietà. Molto spesso perché tu la conosci la vittima e quindi ti fa proprio impressione l'idea che in qualche modo possa, no? Possa guardarti, ecco.
Esatto. Erika, grazie. Noi adesso andiamo avanti perché l'intervista con Rudy continua, ma continua e noi continueremo ad analizzare quello che dice insieme al procuratore Mignini che dall'inizio si è occupato del caso, che vedo già collegato, lo ringrazio, ma chiedo a Giuliano Mignini grazie di avere buonasera, la pazienza di ascoltare buonasera quest'altra tranche dell'intervista a Rudy, perché è molto importante, su questa anche ovviamente abbiamo delle cose su cui riflettere, quindi ascoltiamo quest'altra parte dell'intervista a Rudy Guede. Tu dici, io riconosco Amanda che scappa sì dalla casa, dopodiché ti ritrovi in un processo nel quale sei l'unico che viene condannato e lei e Raffaele Sollecito, dal tuo punto di vista, per quella che è la tua ricostruzione, invece ne escono innocenti e liberi, no? Loro sono stati assolti da tutto, sono assolutamente estranei dal punto di vista giudiziario a quello che è accaduto. Beh, allora, da quel punto di vista sicuramente vedere che dal punto di vista giudiziario le cose siano andate a finire così mette rabbia, amarezza e tristezza, ma sia per me sia per una famiglia che sta in Inghilterra che attualmente non ha un colpevole per sua figlia. Tu hai avuto rapporti con la famiglia di Meredith? Sì, sì, io gli ho scritto una lettera. Non mi hanno risposto, perché io ho scritto una lettera mandata all'avvocato al Maresca, che gliel'ha fatta recapitare. Che è l'avvocato della famiglia. Della famiglia Kercher. Io ho scritto, gli ho detto, mi sono dispiaciuto di non aver potuto fare il più possibile per quanto era la loro figlia, ma che sicuramente non sono io il responsabile che ha messo fine alla sua vita, assolutamente. Così come tutte le altre cose che di cui si è parlato in questi anni non mi riguardano. Nel libro che tu hai scritto ripeti alcune volte, non dico molte, ma insomma sì, alcune volte, il fatto che comunque, essendo un uomo di colore, ti sentivi in qualche modo diciamo l'agnello sacrificale, ma... il colpevole perfetto, quello che tutto sommato, se fosse stato condannato, diciamo, rientrava dentro anche una forma di razzismo, se vuoi, no? Ma questo è, questo avviene poi negli anni, avviene sistematicamente. Ma se finisco di rispondere alla domanda che certo mi hai fatto prima, nel senso che io ho vissuto un momento e ho cercato di, durante il processo, di raccontare quello che ho vissuto, quello che ho visto, ok? Oltre io non potevo andare, non potevo raccontare, fare racconti fantasiosi o ricostruzioni fantasiose. Cioè io ho visto quello e quel quadro fotografico è stato quello che ho cercato di spiegare ai giudici e ai PM. Perché non ti hanno creduto? Non mi hanno creduto perché su di me ad un certo punto è nato sistematicamente prima mediaticamente, una denigrazione e una calunnia nei miei confronti, una descrizione della mia persona, della mia immagine, che non era quello che ero. Cioè io con questo non voglio dire che dovevo essere santificato. Io sono un ragazzo che ha i suoi pregi e i suoi difetti, le sue cazzate le ha fatte, ma ero un ragazzo qualunque, un adolescente qualunque. Invece da lì si è incominciato a dire che ero un ladro, che ero uno spacciatore. Mediaticamente stiamo parlando, sì, sì, ok? Certo. Questo processo mediatico è arrivato anche all'interno del processo, cioè è come se le venissero davanti e le dicessero: guarda, lui è uno spacciatore, lei la prima cosa che fa qual è? Va in qualsiasi organo di polizia e si deve accertare che quel soggetto che descrivono come spacciatore lo è veramente, perché se così non fosse è calunnia, denigrazione. Invece questa immagine è passata. Sì, però se posso dirti, c'è stato un processo mediatico pesante e da un certo punto di vista in poi, da un certo punto in poi un processo mediatico irritante, no? Inaccettabile. Però diciamo quello che è stato applicato a te come
come racconto di chi eri e che non eri, non era... è stato applicato anche ad Amanda e a Sollecito. Amanda è passata per una specie di erotomane che era pronta ad andare a letto con tutti gli studenti di Perugia. Sollecito aveva gli occhi di ghiaccio, era uno che teneva perfettamente la scena, era capace anche di dire delle bugie facendosi credere. Cioè, come dire, io devo pensare che poi alla fine i giudici che hanno deciso la sentenza che poi ti ha portato in carcere lo abbiano fatto sulla base di prove e non semplicemente perché hanno letto i giornali o guardato la televisione. Per carità, però stessi giudici, non nel caso di coloro che mi hanno giudicato, ma ad esempio prendendo, e parlo per sentenza, non perché lo dico io, la sentenza di Firenze, degli altri soggetti, c'è un giudice che si permette di dire e scrivere nero su bianco che io ero un soggetto adduso a commettere furti. Ora, il termine adduso significa sistematicamente. Sì, lo facevi abitualmente. E lo scrive un giudice. A quel punto mi domando, il compito del giudice è quello di accertare che quel soggetto veramente fa queste cose in qualsiasi città d'Italia. E quando così non è, cosa significa? Mi domando questo. No, no, ma io ti sto seguendo nel tuo ragionamento. Cioè, dunque vuol però, dire... Però non, io, diciamo, spostarlo sul piano mediatico, secondo me... No, io lo sposto sul piano mediatico perché... È molto rischioso. No, perché... no, sul piano mediatico non dico che tutti gli emittenti d'Italia si sono svegliati, hanno voluto... versare fango su di me. Dice, ecco, adesso abbiamo trovato un ragazzo di colore. No, non sto dicendo questo, perché se andiamo a vedere le registrazioni, se andiamo a vedere i programmi, i talk show che sono andati in onda in questi 15 anni, determinati soggetti non hanno fatto altro che mettere un atto, un piano per screditare la mia immagine. Basta tornare indietro e guardarsi tutti i programmi. Cioè, io non penso che i giornalisti si siano svegliati la mattina dicendo che Ruliano è uno spacciatore. Se ne sarebbero dovute accertare, ma invece nel sottofondo piano piano è passato questo messaggio e tutti l'hanno data per buona, tutti l'hanno data per buona senza neanche andare a vedere veramente chi era Rudy, che vita faceva. Si è detto che era uno sbadato, vivevo per strada, facevo furti, spacciavo, ma le prove dove stavano? E adesso che vita fai? Adesso faccio una vita di una persona qualunque. Forse la vita che avrei fatto se non avessi vissuto questa situazione. Lavoro, mi sveglio la mattina, faccio due lavori. Lavoro presso un centro studi criminologici a Viterbo e la sera lavoro presso un ristorante come cameriere. Dunque non me ne sto male a non far niente durante il giorno. E lavoro pagando anche le tasse, no? Pagando le mie bollette, le mie rate di qualsiasi altra cosa, come tutti. Senti, quanti. Ti sei un po' arreso a questa sentenza che ti ha portato in carcere? No, assolutamente no, assolutamente no. Io non ho mai accettato questa situazione in cui mi sono trovato, e tant'è che ho chiesto la revisione del processo, mi sono battuto, l'ho chiesta, ma stranamente non mi è stata concessa. Non so per quale motivazione, anzi forse sarebbe stato anche giusto riaprire il processo e vedere la mia posizione, perché ripetiamo, passa questa strana immagine che io sia l'unico condannato. Sicuramente sono l'unico condannato, sì. Ok? Però si cerca di far passare che anche il colpevole, quando in realtà non è così. Non è così in prima perché è la mia coscienza che lo dice. Cioè tu sei stato condannato in concorso. Con delle persone sconosciute. Con due soggetti che ora sono liberi, ok? Sì. Perché se si va a leggere la mia sentenza, e ripeto, tutti abbiano il coraggio di leggere la mia sentenza, ci sono nomi e cognomi, ok? E dunque, condannato in concorso come concorrente minoritario, dunque a questo punto io mi sono battuto per dire, ma scusatemi, se due soggetti sono liberi, io cosa posso aver fatto? Purtroppo non mi è stato concesso questo e purtroppo una volta che la Cassazione ha messo fine a questo discorso ci vorrebbe che... Non c'è più niente da fare. Ci vorrebbe che i due soggetti confessassero quello che hanno fatto.
2301, procuratore Giuliano Mignini, buonasera. Mi sente? Buonasera. Buonasera. Sento bene. Lei è stato anche il magistrato che ha indagato sul mostro di Firenze, ma io mi fermerei questa sera a questa intervista a Rudy Guede. Le chiedo soltanto, molto brevemente, perché poi devo dare la pubblicità e torniamo e abbiamo tutto il tempo di parlare, le chiedo soltanto che impressione le fanno queste parole di Rudy Guede, cioè quello che lui ha detto. Ma l'impressione, chiaramente io non credo a tutto, non credo a quello che, alla versione di Rudy, perché è stato detto prima, non posso far altro che ripetere quello che ha detto la giornalista Erika Pontini, che seguì il caso e che conosco molto bene. Quello che posso dire è, però, posso dire che aveva ragione. Io ho sentito prima una considerazione relativa alla volontà degli inquirenti di procedere velocemente per trovare il responsabile. La fretta. Questo è quello che in sostanza veniva detto soprattutto all'estero. Ma io mi sono trovato di fronte all'indomani del fermo dei tre, in cui le indagini erano assolutamente all'inizio. Io ho fatto il fermo e avremmo dovuto poi effettuare, già c'erano elementi che giustificavano il fermo, ma avrei dovuto ovviamente cominciare un lungo percorso di indagini. E la mattina successiva al fermo, in questura fu indetta una conferenza stampa. A me non venne detto nulla, non venne chiesto nessun parere, non so se l'hanno fatto col procuratore capo, in cui il questore, circondato dagli elementi della squadra mobile, dagli elementi dello SCO di Roma che erano venuti, erano stati chiamati dal questore disse il caso è chiuso. Ecco. Ora, questa... Noi ovviamente, non le dico come commentammo questa uscita del questore, che fu fatta a nostra insaputa. Le dico soltanto che nella confusione, nella pressione mediatica che era fortissima soprattutto negli Stati Uniti, il personaggio che avrebbe detto queste cose sarei stato io. Vabbè, c'era stato il questo però, procuratore, il questore io vorrei però riportarla alla domanda che le ho fatto, mi scusi, no, perché questo è un caso talmente complicato che potremmo stare qui ore a parlarne. Cioè io vorrei solo sapere, in una frase, in un giudizio, che impressione le ha fatto questa intervista a Rudy e le cose che lui ha detto. E poi diamo la pubblicità e torniamo a parlare di tutto. Allora, io... Le ho detto, non credo a quello, a quello che lui ha detto. Credo però che a livello mediatico vi è stata una... Rudy è stato considerato un po' l'unico colpevole di questa vicenda. C'erano dei giornalisti che mi dicevano, perché continua a indagare, dottore? Ah, il nero, basta. La fermo qui, procuratore. Bene. Mi faccia dare la pubblicità e torniamo. Procuratore Mignini, 23:12, le faccio una domanda secca. Prima le ricordo, ma li conoscerà a memoria, due passaggi di due sentenze. Quella della Cassazione,
No, prima quella della Corte Assise d'Appello di Perugia, che a un certo punto nel passaggio, in un passaggio dice, riteneva il giudice di primo grado che il delitto fosse stato commesso in concorso con altre persone. Cassazione 2015, il Guede accertato compartecipe dell'omicidio, si è sempre rifiutato di collaborare. Insomma, qua, voglio dire, al di là delle assoluzioni, delle condanne, eccetera, si parla sempre di altre persone, una o più persone che avrebbero agito sulla scena del crimine. Lei che idea si è fatto? Ma sulla scena del crimine io ho la stessa convinzione su questo punto della Corte di Cassazione, di entrambe le corti di Cassazione, le sezioni della stessa Corte, e cioè dell'ultima, che è l'ultima che dice c'erano praticamente, Amanda con certezza conclamata, usa questo termine, pagina 45 della sentenza, e Rudy, dato che stava sempre dietro ad Amanda, quasi certamente, pagina 49. Rudy era lì, e quindi questi sono i tre personaggi secondo la Cassazione, e condivido questa impostazione, quindi c'erano questi tre sicuramente, e questo è quello che posso dire. Senta, non aggiungo altro. Procuratore, nel racconto di Rudy lui dice: io ascolto in bagno tre pezzi con le cuffie dal mio iPod, e quindi sono 6-7 minuti, 5 minuti, insomma a seconda dei pezzi che lui effettivamente ha ascoltato, sento un grido, quando esco si è già consumato tutto. Ma è compatibile quello che è successo, la scena del crimine, con qualcosa come, diciamo, quello che poi viene trovato, questa ragazza uccisa con 43 coltellate, nuda, coperta con un piumino, sangue ovunque? È compatibile questo con, diciamo, 5 minuti? Mentre Rudy era in bagno sarebbe dovuto entrare qualcuno con una diciamo, decisione precisa, feroce, di uccidere questa ragazza, l'avrebbe spogliata, l'avrebbe accoltellata per 43 volte, e poi Rudy se li sarebbe trovati tutti e due nel corridoio prima di fuggire. Cioè, io francamente non riesco a immaginare un tempo così breve per quello, rispetto a quello che poi è stato trovato. Non è assolutamente compatibile, nel modo più assoluto. Quindi Rudy sta mentendo quando racconta questa... Forse mescola qualche elemento di verità con le bugie, ma questo è quello che lei dice, è indiscutibile. Non è possibile che in 5 minuti si faccia tutto questo disastro, praticamente. Quando lei ha detto che Rudy era il vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, che cosa voleva dire? Volevo dire questo, che Rudy era un ragazzo sbandato che non aveva una famiglia alle spalle, era ospite di famiglie perugine che l'hanno trattato molto bene, questo lui l'ha riconosciuto, ma non aveva certamente l'apporto familiare e anche, diciamo, economico, dello Stato che aveva Amanda, economico, che aveva Amanda e che aveva Sollecito. Quindi lui per di più ha scelto, e forse proprio a causa di questa situazione lui è stato costretto forse a operare una scelta che per me è stata negativa per il processo, anche se rientrava nei suoi diritti, cioè il giudizio abbreviato, cioè la separazione della sua posizione da quella degli altri due. Questo ha comportato l'intervento di una diversa corte d'assise, di un diverso collegio, e questo probabilmente ha avuto un effetto anche ai fini della ricostruzione del fatto, perché noi non avevamo, non c'era la... Io sono stato PM del processo di primo grado contro i tre, ma poi è finito con l'udienza preliminare, con la sentenza di condanna di Rudy. E poi sono stato del processo ordinario a carico dei due, della Nox e di Sollecito, e sono stato anche applicato in appello
del processo contro questi due. Procuratore... Quindi la posizione di Rudy... Sì, mi dica. No, prima di sentire un'altra parte di questa intervista, in cui Rudy naturalmente racconta la sua versione, non è che possiamo pensare che sì, diciamo, racconti una versione diversa da quella che ha sostenuto fino adesso. Prima di ascoltarla e poi commentare quello che dice, io le voglio chiedere sinceramente, queste pressioni dall'estero, lei le ha avute e se le ha avute in che modo? Allora, all'inizio, poco prima che io emettessi, o forse poco dopo che emettessi la richiesta, esercitassi l'azione penale, io ho ricevuto due lettere da un giudice della Corte Superiore dello Stato di Washington, di cui potrei fare nome e cognome, ma non lo faccio. Oh, e perché non lo deve giudice fare? Perché non lo fa? Si chiama Michael Heavey. Oh. Ora in pensione, credo. Vabbè, questo giudice, poco ci importa. Corte super... Tutti andiamo, ecco, in pensione, ma finché non lo siamo, siamo nel pieno esercizio delle nostre funzioni. Ecco. Certo. E questo giudice mi invitava a valutare con indulgenza, diciamo così, adesso non mi ricordo le parole precise, Amanda, e quindi anche sollecito, inserendovi citazioni bibliche e dicendomi che se io mi fossi adoperato per l'assoluzione di Amanda, gli americani me ne sarebbero stati molto riconoscenti. Ecco. E questa, scusi procuratore, procuratore, questa è la prima pressione. Mi ha detto che ce ne sono state due. L'altra? Perché sono state due lettere, anche sempre di questo magistrato. Poi ce ne sono state altre, ma dico, intanto di lettere ce ne sono state due che sono state da me trasmesse al capo dell'ufficio e questi al CSM, perché in una di queste lettere si chiedeva anche che il processo venisse in pratica, lo si diceva vagamente, ma insomma che venisse trattato non a Perugia ma in altra sede. Questo è come se a Perugia vi fossero dei pregiudizi nei confronti di questi imputati, che non c'è mai stato. Senta, procuratore, ma io l'ho raccolta, l'ho registrata all'epoca come voce, mi sembrava una voce veramente fuori diciamo da ogni possibilità, però gliela dico, ma lei ha mai sentito parlare di questa ipotesi che se Amanda fosse stata condannata ci sarebbe stato un blitz per liberarla da parte degli americani? Lo ha detto un giornalista di Seattle nel programma Netflix, e io rimasi scandalizzato da questa affermazione, che ci sarebbe da chiamare, disse più o meno così, ci sarebbe da mobilitare l'82esima Airborne Division, sì, che è quella che l'8 settembre sarebbe dovuta calare su Roma e poi fu stornata su Salerno. No, vabbè, ma l'82esima ha fatto parecchie cose anche negli anni scorsi, eh? Sì, sì, comunque era lotta. Lui citava questo giornalista, posso farle il nome, ma... No, citava, ma tanto voglio dire, l'importante... Citava... Sì, sa perché glielo sto chiedendo? Cioè, perché come sì, sempre, mica, queste cose sembrano, diciamo, delle bizzarre, dei rumors, come direbbero gli americani, visto che di americani stiamo parlando, dei rumors che poi in realtà non sono concreti, ma lei le lettere le ha ricevute e ha ricevuto anche questo invito ad essere indulgente, perché poi le sarebbero stati riconoscenti. Le lettere sono agli atti, io le ho mandate anche, perché ho avuto anche un procedimento disciplinare al CSM da cui sono stato assolto, con formula piena, e le lettere sono state mandate anche al CSM. Bene. Quindi CSM ha tutto di questa Bene. Materia. Io adesso le faccio ascoltare un'altra parte dell'intervista a Guede e poi ritorno da lei. Ascoltiamo. Io ho altre due domande da farti e poi ti lascio. E sono due domande che riguardano, diciamo, la meccanica di quello che è accaduto quella sera. Allora, tu
dalla stanza di Meredith o dalla cucina va in bagno? Da dove va in bagno? Dal salotto cucina. Dal salotto cucina in bagno. Rimani, prima di sentire quel grido, rimani in bagno quanto? Qualche minuto? Saranno due, quasi tre minuti. Tre minuti. Tenendo conto del tempo della musica che ascoltavo. Perfetto. In quel momento in casa, oltre a te, a Meredith, non c'era nessuno. Quando sono andato in bagno. Allora, che idea ti sei fatto? Cioè, cosa può essere successo in quei tre minuti? Queste due persone, un uomo e una donna, entrano dentro casa e uccidono Meredith, di fatto. No? Cioè, è una cosa... Per quale motivo? Cioè, questa violenza improvvisa nell'arco di due o tre minuti e poi questa fuga. Cioè, che cosa dovrebbe essere successo nella tua testa? Allora, diciamo che due o tre minuti forse no. Ma perché... sono anche cinque, non importa. Sì, no, no, perché tengo sempre come conto dei riferimenti i brani che ho ascoltato. Certo. E mediamente il brano. Hai detto tre brani. Tre brani, dunque parliamo. Un brano, se non sbaglio, il primo era di Lil Wayne, dura più o meno tre minuti all'incirca. Diciamo 7-8 minuti. Ok. Se sono 7-8 minuti, ok? Sì. Tu sei nel bagno. Meredith l'hai lasciata nel salotto cucina, però poi la ritrovi nel letto accoltellata. E queste due persone dovrebbero essere entrate e dovrebbe essere successo qualcosa di tremendo immediatamente per scatenare questa furia che poi si è, diciamo, espressa con delle coltellate che l'hanno ridotta in fin di vita e poi è morta dissanguata. Cioè, che cosa può essere successo tale da provocare nell'arco di così poco tempo una reazione di questo genere? Non te lo sei domandato tu? Allora, sicuramente me lo sono domandato. Cioè, o io ho deciso da tempo che devo ammazzarla e allora qualunque momento può essere buono, oppure se io non arrivo con l'idea che devo uccidere una persona, deve succedere qualcosa perché io reagisco in quel modo. Deve succedere qualcosa, bisognerebbe andare a vedere la psicologia dell'individuo. Questa è la risposta che ti posso dare. E io ovviamente non posso darti un frame di quel momento. Tu non sai se Meredith aveva avuto dei rapporti con Amanda e con Raffaele Sollecito? Guarda, io questo non lo so, e tantomeno che non mi addentro neanche a fare delle ricostruzioni fantasiose. No, se non lo sai non devi ricostruire. No, ma infatti ho cercato in tutti questi anni di neanche farlo, mentre altri soggetti hanno fatto ricostruzioni fantasiose, ma non è il mio caso. Ma io, sai, il problema è che, ecco, diciamo, siccome siete in tre e te sei l'unico alla fine, diciamo, che al quale bisogna fare queste domande. No, no, assolutamente, però io le faccio a te. No, no, un dato di fatto, però è se vede, il problema è questo. Io non sto e non voglio neanche cercare di convincere le persone, ma di rimanere fedele alla mia storia. E la mia storia è quella che ho vissuto ed è quello che ho cercato di far comprendere in un'aula di giustizia. Poi non sono stato creduto, ok, mi rammarico di questo, ma oltre non posso fare, non posso costruire fantasie, fare rammarico. No, nel senso che ho la rabbia dentro, ma cosa posso fare? Ora ricostruire, fare costruzioni fantasiose su cosa possa essere successo? No, io quella sera ho vissuto quello e quello ho visto e quello sto descrivendo. Io non ti ho fatto questa domanda per avere una ricostruzione fantasiosa, ma per cercare di capire se tu avevi qualche dettaglio, qualche confidenza, sapevi qualcosa in più che potesse spiegare questo gesto che si consuma nell'arco di pochi minuti. Beh, questo sarebbe da chiederlo ai soggetti che hanno creato quella situazione, secondo me. Tu lasci Meredith nel salotto cucina prima di andare in bagno e lei è vestita? Sì, sì, è vestita. E poi invece la ritrovi accoltellata, insanguinata, agonizzante, spogliata? No, sempre vestita. Sempre vestita? Sì. Cioè, era, non, come dire, non c'era nessuna differenza nel suo abbigliamento tra come l'hai lasciata e come l'hai trovata? Assolutamente, nel senso che il fatto che poi la ritrovino svestita col materasso sopra e con la scena col piumino sopra, lì è evidente che ci sia stata un'interazione di qualche soggetto, di un soggetto, di due,
soggetti. Vabbè, a me ignoti. Che tu dici di aver visto, insomma. Sì, sì, a me ignoti. Beh, no, non ignoti. Uno hai detto che è Amanda. No, sì, però nel senso il dopo, quella cosa fatta, è da andare a vedere, gli inquirenti avevano tutti i mezzi per scoprire chi l'ha creata, così come tantissime altre situazioni che si sono create, ad esempio del vetro rotto. Cioè, tu hai avevi visto quei due cellulari che vengono poi ritrovati la mattina dopo? Li hai visti in casa? No. Non sai chi li ha buttati nel giardino accanto? Assolutamente. Assolutamente. Questo è stato fatto dopo. Dopo che io oramai ero andato via da quella casa. Dunque è evidente che qualcuno è venuto e ha interagito in quella stanza e in quella casa. O li ha portati via subito mentre scappava, o è tornato a prenderli e poi li ha buttati. Assolutamente. Le ipotesi sono quelli. E allora, 23:28, procuratore Mignini, come si dice, cado dalle nuvole, nel senso che Rudy sostiene di aver lasciato Amanda vestita, va in bagno, torna, la trova vestita, agonizzante, ma in realtà voi la trovate nuda, coperta da un piumino. Questa cosa, diciamo, Merito. Non sta in piedi da nessuna parte. No, certo. Non parlo di Meredith, mi scusi. Meredith. Era Meredith. Sì. Sì, 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 è chiaro, questo è un disco, è un, il racconto che fa Rudy, l'ho detto prima, è un racconto infarcito di bugie, di cose inverosimili. Non so quale parte di vero, quale scarsissima parte di vero si possa vedere, ma insomma non è credibile quel racconto. E quindi questo io confermo, mantengo questa opinione. Senta, c'è un'altra cosa, procuratore. Procuratore, lei nel libro che ha scritto Rudy Guede dice che Rudy era soggiogato da Amanda, ma in realtà Rudy sostiene di averla incontrata, sì, qualche volta, ma di non averci scambiato più di qualche parola. Quindi che vuol dire che quando lei dice era soggiogato da Amanda, era soggiogato dalla sua personalità durante il processo oppure una cosa precedente? Ma io mi ricordo, questo io avevo sempre ipotizzato, che ci fosse una forte attrazione di Rudy per Amanda, perché era lo stesso Rudy che me lo confessava durante gli interrogatori. Io lo invitavo ad andare avanti, però lui mi confessava questa situazione. E su questo punto devo dire che mi ricordo ci fu un'udienza, non mi ricordo quando, in primo grado, in cui il presidente cominciò a fare una serie di domande e poi su questo punto è, diciamo è stato obliterato. Io avrei voluto, mi ricordo, poi non mi ricordo perché praticamente il presidente cominciò a fare domande lui. Io avrei voluto approfondire questo punto, perché in realtà Rudy conosceva Amanda da molto più tempo di Sollecito. Lui la conosceva da circa un paio di mesi e questo lui me lo confidava negli interrogatori. Si sfogava con me durante l'interrogatorio e mi diceva questa cosa. E io gli dicevo, sì, vai avanti, racconta, continua, perché... Però questa attrazione che secondo me lui provava e l'ha confermato anche nel suo libro, sparisce forse, poi. Su questo punto forse sì, si doveva, io avevo intuito questa cosa, però anche l'avvocato, il difensore di Rudy diceva no, non è vero, non è vero. Per me questa cosa c'era e forse potrebbe spiegare qualche cosa, perché forse, ecco, dico forse perché sono illazioni queste, però che lui avesse questa attrazione oltre a quella che aveva per Meredith, questo lui me lo confidò in più di un'occasione durante gli interrogatori a Viterbo. Adesso io le faccio procuratore, le faccio ascoltare degli estratti di un'intervista che Amanda ha rilasciato al settimanale Oggi pochi giorni fa. E poi le chiederò, insomma, di commentarle. Sentiamo. Sono ancora l'Amanda che mise piede per la prima volta a Perugia. La differenza più grande
è che mi porto dentro un'enorme e profonda sorgente di tristezza che prima non c'era. Niente potrà restituirmi 4 anni trascorsi senza motivo in carcere. Soffro ancora lo stigma di un'accusa falsa. La storia della ragazza accusata di un omicidio era troppo avvincente perché i media e l'industria dell'intrattenimento rinunciassero a sfruttarla per guadagnarci, senza chiedermi il permesso e raffigurandomi in maniera distorta. Dopo 13 anni in galera, è probabile che Guede non sia più un pericolo per la società. Ma penso anche che il carcere non l'abbia rieducato. Una persona che continua ad accusare degli innocenti del delitto che lui stesso ha commesso e che si rifiuta di concedere la verità a una famiglia devastata dal dolore, resta un criminale. Meredith è sempre nei miei pensieri. Non dimenticherò mai che, tra noi due, sono io quella fortunata. E sono ancora sconvolta dall'orrore di quello che le è successo per mano di Rudy Guede. Così Amanda si racconta oggi. Io, procuratore, le chiedo, c'è qualche cosa di cui lei si pente, qualcosa che non ha fatto e che avrebbe dovuto fare, qualche azione dal punto di vista investigativo che lei ritiene che non sia andata come doveva andare? Guardi, l'unica cosa, io l'ho detto sempre questo, l'unica cosa che che farei diversamente fu questa. Io mi trovo nel sopralluogo in via della Pergola, era l'imbrunire, perché non ci eravamo accorti che c'era l'imbrunire. Arriva il medico legale di Perugia, dottor Lalli, a cui ordino di misurare la temperatura rettale, fra l'altro, certo, di accertare l'epoca esatta della morte. La dottoressa Stefanoni, che era la biologa capo dell'equipe di Roma della Polizia Scientifica, che era il vertice della Polizia Scientifica italiana, vorrei che fosse chiaro questo punto, mi dice: no, dottore, per carità, aspettiamo, perché c'è il rischio di contaminazione e bisogna evitare in ogni modo pericoli, il rischio della contaminazione. Va bene, dico, io detti ascolto, il medico legale non mi disse nulla, io detti ascolto alla dottoressa Stefanoni e passò però del tempo. A un certo punto io mi decisi, dico, no, lei deve al medico legale gli ordinai di misurare subito la temperatura, però questa misurazione, la misurazione della rigidità cadaverica c'era già stata, preciso, sì, sì. Ma questa misurazione, questo accertamento, quindi la misura, la temperatura rettale, questa operazione fu fatta con un certo ritardo, perché io detti ascolto e dovetti, sa, noi il magistrato in queste situazioni si fida dell'apporto scientifico degli esperti, non ha, certo, noi non abbiamo una competenza scientifica. Ecco. Quindi, ecco, questa, se io tornassi indietro, questa cosa la farei subito, non darei ascolto alla dottoressa Stefanoni, però l'epoca della morte, poi siamo stati abbastanza fortunati perché c'è stato l'urlo della vicina di casa, sentito anche da 2 ragazze calabresi che correvano nella strada parallela e da una maestra che abitava in direzione del quartiere di Monteluce. E poi c'è stato il discorso, la testimonianza di Curatolo, che è stata, diciamo, sul contenuto, sull'epoca in cui Curatolo vide i due, c'è stato un errore completo sia della Corte d'Assise d'Appello di Perugia che della Seconda Cassazione. Poi, se vuole, io glielo spiego. No, io adesso io la ringrazio, ecco, procuratore, perché comunque lei ha detto delle cose importanti, anche questo tentativo, diciamo, di fare pressione da parte di un magistrato americano, promettendo da parte dell'amministrazione americana
una gratitudine, non so sotto che forma, verso chi indagava perché tirasse fuori in qualche modo Amanda da questo processo, mi pare una notizia non da poco. Io la ringrazio perché noi adesso, dopo avere ascoltato Rudy Guede, esaminato gli elementi così come lui li metteva sul tavolo, facciamo il racconto completo di quello che è successo, tenendo presente che Rudy Guede è l'unico ad essere stato condannato per questo delitto, anche se in concorso con altri, al momento sconosciuti, a Perugia, in una città bellissima, devastata da un delitto come questo. Guardate. I familiari apprendono dal telegiornale la notizia che una giovane studentessa è stata assassinata in Italia. Immediatamente pensano a Meredith. Si tratta di lei. Meredith Kercher, mentre ride e scherza con gli amici durante una festa di Halloween la sera di mercoledì. Il suo corpo è stato trovato questo pomeriggio nascosto da una coperta, parzialmente vestita e con la gola tagliata. Era molto emozionata all'idea di venire in Italia. Non vedeva l'ora di imparare di più sulla cultura italiana, visitare la città di Perugia, fare nuove amicizie. Si era impegnata molto per partire, era il suo sogno. Alle 9 di quella sera la foto di Meredith viene trasmessa dai notiziari inglesi. Il suo volto è sulle prime pagine di tutti i giornali il giorno dopo. Si tratta di una storia che ha un eco internazionale. I media di tutto il mondo ne parlano. Un evento scioccante, soprattutto perché Perugia è una città universitaria in cui non si verificano omicidi. Quello che è accaduto a mia figlia Meredith è l'incubo di ogni genitore. Che avvenga qualcosa tanto orribile, quando in fondo si trovava nel posto più sicuro, la sua camera da letto. Aveva molte lesioni superficiali. Molti lividi, molti tagli, inclusa la ferita mortale sul collo. A causa del circo mediatico che si è scatenato in seguito, ci siamo dimenticati che probabilmente una giovane donna è stata torturata a morte quella notte. La persona più importante in questo omicidio è Meredith Kercher. È stata messa a tacere dal suo assassino e non potrà mai raccontare la sua versione dei fatti. Meredith viene completamente dimenticata in tutta questa storia. Non è lei nel ritratto che ne fanno i media. Non si sa molto di cosa sia successo veramente quella sera. Ed è per questo che è molto difficile mantenere vivo il suo ricordo. Perugia è una città storica, unica, bellissima e pittoresca. Nel 2007, la pace di questa città storica fu spezzata quando una studentessa inglese di 21 anni fu trovata morta nel suo appartamento. L'omicidio di Meredith Kercher tormenta la raffinata città medievale di Perugia. La polizia sta ancora cercando di ricostruire una tragica notte di sesso, droghe e omicidio. Il 2 novembre, il corpo senza vita di Meredith Kercher è stato rinvenuto seminudo, riverso in una pozza di sangue, con una ferita da taglio sul collo. Un giudice ha dichiarato che la 21enne è morta nel tentativo di difendersi da un'aggressione sessuale. La casa in cui Meredith è stata assassinata continua a nascondere i suoi segreti. Gli studenti e la polizia trovarono il corpo di Meredith Kercher. Nel giro di poche ore venne comunicato dalle agenzie di stampa e fu probabilmente riportato dai media britannici che questa studentessa inglese era stata assassinata. Erano circa le 5 del pomeriggio quando ad Harlin iniziano ad arrivare le voci sulla morte di una studentessa a Perugia.
È ovvio che la madre prova subito a contattare Meredith, ma non ci riesce. Il suo ex marito, il padre di Meredith, John, è un giornalista freelance e contatta la redazione di un giornale inglese. Dopo un'angosciante attesa riescono ad avere l'informazione che il nome che sta circolando è quello di Meredith. Ogni volta che succede qualcosa vorrei poterle telefonare o scriverle, ecco. Mi aspetto ancora di vederla arrivare, di sentirla ridere. E sapere che non tornerà mai è davvero molto difficile da accettare. Meredith aveva 21 anni. Studiava scienze politiche e lingue all'Università di Leeds. Arriva a Perugia alla fine di agosto del 2007. Il periodo a Perugia doveva essere il più bello della sua vita. Ricordo che era molto eccitata. Io dovevo partire per le vacanze con degli amici e sarei tornata il giorno dopo la sua partenza. Così ci siamo salutate, visto che io sarei partita. E ci siamo messe a parlare sul divano, poi ci siamo abbracciate e lei all'improvviso ha iniziato a piangere, dicendo che era triste di andare via, ma era anche emozionata. Ricordo di essere rimasta sorpresa e di aver pensato: mi mancherai, ma andrai a divertirti. Meredith stava facendo ciò che fanno decine di migliaia di ragazzi della sua età. Era in una città tranquilla, in cui il tasso di criminalità era molto basso. Non appena Meredith arrivò a Perugia, conobbe un gruppo di ragazze inglesi con cui strinse subito amicizia e con le quali si immerse nella vita sociale, per cui la città era rinomata. Era molto felice all'idea di venire in Italia. Non vedeva l'ora di imparare di più sulla cultura italiana e visitare la città di Perugia, fare nuove amicizie. Si era impegnata molto per partire. Era il suo sogno. Meredith condivideva l'appartamento con altre due studentesse italiane di nome Laura e Filomena. Si aggiunse poi un'altra studentessa americana di nome Amanda. Era un ambiente molto intimo. C'erano quattro ragazze al piano inferiore e quattro ragazze al piano superiore. Legarono molto tra loro in una città che brulicava di studenti in quel periodo. Bene fossero arrivati a Perugia da poco, Meredith e i suoi coinquilini erano diventati molto popolari nella zona studentesca del centro storico. Patrick Lumumba era il proprietario di un noto locale da quelle parti. Il mio pub Le Chic era qua, quindi praticamente questo portone qua era l'ingresso principale. Era un locale di tre piani, primo piano dove c'era grande bar, il secondo piano c'era il piccolo bar e il terzo piano c'era più un palco per musicisti quando suonare, anche quando c'era un DJ. Amanda non solo l'ho conosciuto perché aveva difficoltà con i soldi. Un amico me l'ha portato, ha detto: no, ma guarda, questa è mia amica che gli piace Perugia, vuole rimanere per lungo tempo, ma non ha soldi e gli serviva un lavoro. E abbiamo parlato poco tempo e gli ho detto di venire al locale la sera. E la sera era venuta con un gruppo di persone, tante ragazze, erano forse anche più di 20. E c'era anche povera Meredith in questo gruppo. E mi ricordavo di povera Meredith dello stesso giorno, perché io portavo dalla Polonia una vodka polacca che si chiama Żubrówka. E lei si è fermato per dirmi: è il primo posto dove vedo Żubrówka. E io l'ho chiesto: ma conosci? Ha detto sì, faceva la barista a Londra e loro hanno usato Żubrówka per fare cocktail mojito. Poi gli ho detto: allora se sei una barista una volta può venire a lavorare qua come barista. E poi gli ho detto: fammi vedere come lo fai. E l'avevo fatto entrare nel bancone, aveva fatto il suo mojito con Żubrówka.
Poi ho parlato con Amanda e poi aveva iniziato la mano. E Spagna, coglio! La Spagna! E il giorno dopo Halloween, il 1° novembre, molti studenti italiani erano tornati a casa dalle famiglie. Le strade erano molto meno affollate in quei giorni, perché era festa, perché gli studenti avevano lasciato la città. Il 1° novembre, per me, quello giorno, come per tutti, era ordinario. E ho deciso di scrivere a Amanda, ho mandato un SMS, dicendo che no, Amanda oggi non viene a lavorare, è come un domenica oggi, e lavorerò da solo. E Amanda mi aveva scritto, ah, va bene Patrick, ci vediamo dopo. Stavo a casa, mi ha chiamato il vice dirigente della squadra mobile, mi disse che c'era il cadavere di una ragazza ancora non identificata in una casa di Via della Pergola 7 che era al di fuori del centro storico vero e proprio. Giuliano Mignini è il magistrato che si occupò di rappresentare l'accusa in questo caso. Il ruolo di Mignini era quello di supervisionare le indagini della scena del crimine, trovare il colpevole o i colpevoli e formulare le accuse. Poi questa ragazza fu identificata, una ragazza britannica di Londra, Croydon. Nel frattempo arrivarono giornalisti che si misero nella piazzola del garage sopra. Quando noi arrivammo c'erano ovviamente i due giovani, Amanda e Sollecito, che si scambiavano tenerezze. Quello che mi colpì è che mentre Amanda era molto impaurita, eccetera, Sollecito mi sembrò più sicuro, quello che cercava di rassicurare, di dare sicurezza ad Amanda. Amanda Knox veniva da Seattle. Era una studentessa americana ed era una delle quattro coinquiline, una delle quattro ragazze che vivevano nella casa. Raffaele Sollecito era un ragazzo italiano che all'epoca era fidanzato con Amanda Knox da una settimana. Raffaele Sollecito, noi lo conoscevamo come amico di Amanda. E Raffaele arrivava sempre 5 minuti, 10 minuti prima che Amanda finisse il lavoro. Entrava e si sedeva o era in piedi qualche parte con il primo piano. Poi quando finiva uscivano insieme e andavano via. Amanda Knox aveva passato la notte a casa di Sollecito, stando alle sue dichiarazioni. Avevano cenato, fatto sesso, fumato erba e dormito. Al mattino decise di tornare a casa sua per fare una doccia. Arrivando a casa, vide che la porta d'ingresso era aperta. Poi entrò, fece una doccia e notò delle macchie di sangue qui e là. Non fece nulla sul momento. A quanto pare, la cosa non l'aveva allarmata. Dopodiché, mi sembra che tornò a casa di Sollecito e gli disse che qualcosa non andava in casa sua. Tornarono alla casa e bussarono alla porta di Meredith. La porta della camera era chiusa a chiave. Non sapevano dove fosse Meredith. Amanda, credo, chiamò le altre coinquiline. Poi Sollecito chiamò la polizia. Le altre coinquiline arrivarono con i loro fidanzati, che sfondarono la porta della camera di Meredith e videro quell'orribile scena del crimine. Io non so se si può dire che ci sono dei passaggi di questa storia che scivolano nell'assurdità più completa, però, secondo la ricostruzione di Amanda, lei passa la notte tra il 1° e il 2 novembre a casa di Raffaele Sollecito, la mattina si sveglia, va a casa sua in Via della Pergola, trova la porta aperta, vede delle macchie di sangue, però non si preoccupa, fa la doccia, torna a casa di Sollecito, gli dice c'è qualcosa di strano, insieme vanno in Via della Pergola e lì Sollecito
sollecito chiama i carabinieri. Fin qui la ricostruzione di Amanda. Pochi minuti e andiamo avanti, perché veramente questa è una storia che sta in piedi, come si dice, con gli stecchini. Tra poco. E torniamo a Perugia, in via della Pergola, e la mattina del 2 novembre 2007 Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono davanti alla casa dove tra poco verrà scoperto il corpo di Meredith Kercher, devastato da 43 coltellate, e stanno aspettando l'arrivo dei carabinieri. Una delle prime cose che il magistrato Mignini doveva stabilire era l'ora della morte di Meredith. Il metodo più accurato per farlo era misurare la temperatura corporea il prima possibile. E io ricordo questo particolare, che arrivò a un certo punto il medico legale, dottor Luca Lalli. Io gli ordinai di misurare la temperatura rettale per accertare con precisione l'epoca della morte. Se non che la biologa capo della polizia scientifica mi fermò, mi disse: no, dottore, rimandi questo accertamento perché voglio evitare possibili contaminazioni. E il medico legale non disse nulla, e io dico va bene. Misurò comunque la rigidità cadaverica, il medico legale, ma non misurò la temperatura rettale. Dopo il ritrovamento di un corpo, le prime due ore sono, potremmo dire, le ore d'oro, le ore fondamentali nell'ambito di un'indagine per omicidio, perché sono molte le informazioni da accertare in quel momento. Si deve stimare l'ora del decesso, per cui bisogna misurare la temperatura rettale del corpo, determinare la temperatura in quel momento, quali sono le condizioni climatiche, quanto è plausibile che la persona sia morta un'ora fa o un paio di ore fa. Quindi tutte queste informazioni devono essere acquisite molto, molto in fretta, altrimenti vanno perse. E di fatto questo può compromettere le indagini, perché a quel punto il numero delle possibilità in relazione a cosa è accaduto e quando è accaduto aumenta. Ero al locale, era il momento che io vado a aprire il locale, e sono arrivate due ragazze americane che lavoravano per me. Sono venuta a dirmi: ah, Patrick, abbiamo sentito che la ragazza inglese, l'amica di Amanda, che abita con Amanda, è morta. E quando io l'ho sentito ho pensato che non era vero, no? E poi dopo avevo chiamato Amanda, e Amanda mi ha risposto: sì, è vero, è morta, e adesso siamo dalla polizia, così. Mi sono sentito veramente molto male, era una brutta notizia. Era come se la comunità del centro storico di Perugia era in lutto. I familiari scoprono per la prima volta dal telegiornale che una giovane studentessa è stata assassinata in Italia. Alle 9 di quella sera la foto di Meredith viene trasmessa dai notiziari inglesi e fa subito molto clamore. Il suo volto è sulle prime pagine di tutti i giornali il giorno dopo. Si tratta di una storia che ha un eco internazionale. I media di tutto il mondo ne parlano. Il fatto che la famiglia di Meredith lo avesse appreso attraverso i media credo fosse un segno di ciò che seguì. All'arrivo, la polizia ha trovato in casa gli amici di Meredith, ignari di ciò che era accaduto. Hanno buttato giù la porta della sua camera e hanno scoperto il corpo. La famiglia di Meredith è stata informata questa sera. I suoi amici hanno ricevuto sostegno nella cittadina. Mentre nell'appartamento di Meredith procedevano le indagini, la sua famiglia arrivò a Perugia. Mi ricordo questa madre, io la vidi dopo l'autopsia, si vedeva un dolore immenso che cercava sempre di frenare. C'era Meredith che era stata sottoposta ad autopsia nell'obitorio, e arrivò questa signora, mi chiese di poter andare, io la feci entrare. Lei la guardò, fu una scena molto,
molto toccante, poi mi fece questo gesto che voleva darle un bacio. La famiglia incontrò Francesco Maresca, a cui era stato dato l'incarico di aiutare la famiglia nei rapporti con il sistema legale italiano e di tenerla informata riguardo le indagini. Quel momento l'incontro fu veramente particolare. Noi ovviamente eravamo ai primissimi momenti post-omicidio e quindi cercavamo di capire cosa potesse essere successo. Loro mi parlavano della figlia, di quello che sapevano che lei stava facendo a Perugia, per cui non c'era nessuna manifestazione, nessuna ipotesi che potesse dare adito ad una violenza del genere che aveva portato via la vita della loro figlia. Mentre la famiglia tentava di affrontare il lutto, il medico legale, il dottor Luca Lalli, effettuò l'autopsia per determinare la causa della morte. Il collo di Meredith aveva 3 ferite, una profonda e ampia a sinistra, nella parte anteriore del collo, da questa parte, e 2 più piccole dall'altro lato. Sono ferite che corrispondono a un mezzo da punta e taglio, quindi si possono attribuire ad uno strumento con una punta e con una lama, come può essere un coltello. Luca Lalli, quando finisce l'autopsia, conclude che la causa di morte di Meredith è dipesa da 3 ferite da punta e taglio al collo e dalla fuoriuscita di sangue. Questo sangue è penetrato anche nei polmoni, facendo annegare nel proprio sangue questa povera ragazza, quello che in gergo medico legale si chiama annegamento interno o sommersione interna. Durante l'aggressione, Meredith aveva riportato anche altre ferite, tra cui contusioni multiple e diverse ferite da taglio più lievi. Aveva numerose ferite da taglio più superficiali che emersero durante l'autopsia. Quindi ciò significa che non si poteva trattare di una morte accidentale. Non poteva essere avvenuto tutto in fretta. Le ferite da taglio superficiali che hanno rinvenuto non possono essere state inflitte in, non so, 10 o 30 secondi. Deve essere stata un'aggressione che si è protratta. In seguito all'autopsia, la procura iniziò a formulare un'ipotesi sulla morte di Meredith. Poi c'erano lesioni da afferramento, da presa. C'era una situazione da cui emergeva la presenza di più persone. Più persone che dovevano averla immobilizzata, qualcun altro doveva aver agito come punzecchiata anche. L'interpretazione di alcuni dati autoptici fece pensare che ci fosse più di una persona coinvolta nell'aggressione, per via della natura delle ferite riportate e anche per il numero di queste. Ma potrebbero essere interpretate anche in altro modo, tenendo conto della resistenza che Meredith ha opposto o in base a quanto è durata la sua aggressione. Quindi si deve essere sempre cauti nel separare i referti autoptici da quelle che sono le nostre interpretazioni. Con i risultati dell'autopsia e il numero crescente di prove forensi e circostanziali, la procura iniziò a costruire una teoria su come Meredith fosse morta, ma ancora non aveva idea di chi fosse il responsabile. I primi giorni furono assolutamente di totale confusione, nel senso che tutti quanti cercavamo di capire che cosa fosse successo. Inizialmente tutti gli amici dell'entourage di Meredith furono evidentemente ritenuti e sentiti come testimoni, come persone informate sui fatti per sapere il modo di vita, per capire cosa poteva essere successo in quei giorni precedenti all'omicidio. La notte in cui morì, Meredith Kercher andò a mangiare una pizza e a vedere un film nella casa in affitto di un altro gruppo di studenti. Rimane lì per qualche ora. Lei disse: io sono molto stanca perché domani mi attende una giornata di studi impegnativa, quindi voglio tornare a casa e voglio mettermi a dormire. Lei verso le 21 era a casa, Meredith.
Più o meno 16 ore dopo, all'una del pomeriggio di venerdì, il corpo di Meredith fu trovato senza vita. Quindi la temperatura corporea che non viene rilevata subito ed è un primo elemento, diciamo, che poi si porterà, che andrà avanti nel corso di tutti quanti i processi. Poi c'è il numero delle ferite, 43, di cui 3, avete sentito, sono quelle, diciamo, fatali, che fanno riempire i polmoni di Meredith di sangue, quindi la soffocano di fatto. Ma poi il punto vero è la dinamica di questo delitto, perché gli elementi che gli investigatori si trovano davanti indicano che l'aggressione sia durata un tempo non breve, ma soprattutto che l'aggressione non sia stata quella compiuta da una sola persona. Guardiamo. Gli inquirenti iniziano fin da subito a prestare attenzione ad Amanda Knox. Il suo comportamento sembrava non rispecchiare quello di una ragazza che aveva appena perso la sua coinquilina. Baciava il suo fidanzato nel cortile della casa, con la polizia che faceva avanti e indietro, mentre il corpo era ancora lì. E in seguito, quella sera, alla stazione di polizia, non sembrava sconvolta come le altre amiche di Meredith. Io ho un ricordo molto netto proprio di quelle ore. I ragazzi che sulle scalinate del Duomo immediatamente organizzano una manifestazione in favore di Meredith. È un ricordo straordinario del papà che sulle scalette del Duomo si avvicina e deposita una candela accesa. Vedendo quel gesto del papà, non ho potuto non pensare a tutti quei papà e quelle mamme che hanno i ragazzi che studiano fuori città, anche in stati stranieri. È un'immagine che tuttora conservo con grande nitidezza. Mentre Perugia e la famiglia di Meredith celebravano il suo ricordo, Raffaele Sollecito venne convocato dalla polizia per essere interrogato. Amanda Knox andò con lui. Convocano il suo fidanzato per interrogarlo. Lui si presenta con lei e gli viene chiesto di fare una ricostruzione della notte in cui Meredith è stata uccisa. E la sua ricostruzione fu molto confusa. Sollecito era stato sentito e per la prima volta quella sera prese le distanze da Amanda e disse che aveva detto fino ad allora un sacco di bugie perché gliel'aveva fatte dire Amanda. Hanno cenato, almeno questo lo ricordava. E poi, a un certo punto, lei lasciò casa sua. Non era sicuro di quando fosse uscita e se fosse tornata più tardi quella sera. Lui era a casa. Amanda tornò, invece, a casa verso le 1:30, o verso 1:30. Era un orario un po' compromettente. Secondo me sono dichiarazioni che vengono da momenti comunque di lucidità e non lucidità, quindi secondo me non sono assolutamente rilevanti, non possono essere considerati prima di tutto perché assunti in un momento in cui comunque erano sottoposti a vari stress. Quella sera che andò in questura avevano chiamato Sollecito, non Amanda, ma Amanda dice: vengo con te, dove faceva la ginnastica, la ruota, e la prendono per matta. Amanda non era in lacrime, sembrava piuttosto indifferente a quanto accaduto. Era seduta sulle gambe del fidanzato al commissariato. Tutte cose che una brava ragazza non avrebbe mai fatto in seguito ad un evento traumatico, come trovare in casa la sua coinquilina con la gola tagliata. E poi la interrogano, viene il PM la prima volta, viene la seconda volta, perché tutti gli dicevano: sono loro due, sono loro due. E questa la notte in questura è questa. Dove c'è il passaggio da sospettati a indagati.
Ora che Sollecito aveva gettato dubbi sull'alibi di Amanda, la polizia iniziò a mettere in discussione la versione della ragazza. Durante un interrogatorio, la polizia chiese ad Amanda Knox il telefono. Lo presero e, guardandolo, trovarono un messaggio inviato ad un uomo di nome Patrick Lumumba. Le aveva detto non venire stasera perché c'è poca gente, è un periodo festivo. Lei ha risposto, ci vediamo dopo, ma ha pensato in inglese, see you later, no? Ci vediamo dopo, in italiano significa ci vediamo in giornata, nel senso di più tardi. Per una persona madrelingua inglese, see you later può significare ci vediamo tra qualche ora, ma anche ci vediamo tra 5 mesi. Il fatto che lo avesse scritto in italiano dava un senso al messaggio più specifico, ovvero ci vediamo a breve, tra 5 minuti o tra un'ora. Questi poliziotti giustamente si sono insospettiti. Allora le hanno cominciato a chiedere e lei non ha accusato se stessa, ha accusato Lumumba. Amanda affermò che aveva organizzato un incontro con Lumumba nel proprio appartamento e che si trovavano entrambi lì quando Meredith fu uccisa. Lei si è posta nel tinello. Il tinello è distante 5, 6, 7 metri dalla camera di Meredith. E Lumumba, lei dice, stava nella camera di Meredith. Io ho sentito e ho capito che l'aveva uccisa. Lei dice questo. Quindi lei, diciamo, non ha mai fatto dichiarazioni autoaccusatorie, ma eteroaccusatorie verso Lumumba. Ma intanto questi tre mi sembravano coinvolti. C'erano tre sospettati, un insolito gruppo di persone, il proprietario di un locale, Patrick Lumumba, e questi due studenti, Raffaele Sollecito, un ragazzo italiano, e la sua fidanzata, Amanda Knox, che era un'americana. Nelle prime ore della mattina di martedì 6 novembre, Amanda e Raffaele furono arrestati dalla polizia. Alcuni agenti andarono a prelevare Patrick a casa sua. E poi ho sentito qualcuno bussato alla porta. E ho sentito una voce femminile che mi disse: ah, è la polizia, apri la porta. E ho aperto un po' a metà, ho visto che c'erano tantissime persone. E poi gli ho detto, ah, ma sto con un bambino. E oh, no, no, apri, apri. Poi ho aperto e c'erano, non mi ricordo, ma di sicuro anche più di 15 poliziotti. E subito mi hanno ammanettato. E la compagna chiedeva, ma cosa ha fatto? E loro gli rispondevano, ma lui lo sa cosa ha fatto, lui lo sa. E così, e poi mi hanno preso e mi hanno portato in questura. La mattina del 6 novembre, queste tre persone vengono arrestate e viene indetta una conferenza stampa. Annunciano che l'omicidio è risolto. Ha consentito tutta questa sinergia di uomini e mezzi, l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente di 3 provvedimenti di fermo per il delitto di concorso in omicidio volontario e concorso in violenza sessuale. Quindi, 4 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Meredith, la polizia e il pubblico ministero dichiarano di aver risolto il caso. Questo ovviava a molti problemi accaduti in città, perché 40.000 studenti avevano vissuto momenti di paura e panico, così come i loro genitori, specialmente per quegli studenti che venivano da fuori. L'omicidio è avvenuto durante una festa a base di sesso e droga, finita in tragedia. Hanno strozzato e accoltellato la Kercher durante un gioco a sfondo sessuale. La 21enne è stata aggredita sessualmente e accoltellata a morte. Sembra che Meredith si fosse rifiutata di partecipare a un'orgia.
Amanda Knox aveva organizzato una sorta di gioco sessuale di gruppo con Lumumba e Sollecito. Meredith fece resistenza e questa sua resistenza fece arrabbiare Amanda e questi altri due uomini, al punto che finirono per ucciderla. Questa è la teoria che avanzarono. Una storia che stava già avendo molta attenzione arrivò ad avere ancora più peso mediatico con questi nuovi dettagli. Probabilmente questo è il momento in cui Meredith diventò un personaggio secondario nella sua stessa storia. Ci fu una vera e propria attenzione mediatica su Amanda Knox, soprattutto da parte dei quotidiani, piuttosto che da parte di altri media. Ma c'era un enorme interesse, un morboso interesse rivolto a lei, invece che ai fatti realmente avvenuti quella notte. E già, è proprio così. È Amanda Knox che finisce sotto i riflettori, tutta l'attenzione si sposta su di lei e lei racconta questa storia sconvolgente dopo che le hanno sequestrato il cellulare nel quale trovano il messaggio che ha mandato a Lumumba. Racconta di essere stata lei ad aver fatto entrare in casa Lumumba e di avere combinato questo incontro con Meredith. Lumumba sarebbe stato responsabile del delitto perché Meredith gli aveva resistito. Quindi un gioco sessuale nel quale non si capisce bene quali sarebbero stati i vari ruoli, ma sta di fatto che Lumumba viene tirato dentro questa storia pesantemente, pur essendo totalmente innocente. E a tirarlo dentro è proprio Amanda. E quindi, 4 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Meredith, ci sono 3 indagati che vengono accusati del delitto in qualche modo con ruoli diversi: Lumumba, Amanda e Sollecito. Vediamo come prosegue questo racconto. Nonostante l'intensa attenzione della stampa sul caso, al centro di tutto c'era una famiglia che stava ancora cercando di affrontare il proprio lutto. Il deputato del Dipartimento della Famiglia Kercher, Richard Ottaway, seguì lo svolgersi della vicenda dal Regno Unito attraverso la stampa. Chiunque sappia cosa vuol dire essere preso di mira dalla stampa inglese sa che non è affatto una bella esperienza. Ma io sono del parere che i media esagerano sempre per cercare di sensazionalizzare i fatti. Ed è spiacevole allora come lo è oggi. Quindi non è stata una sorpresa per me, ma per la famiglia di Meredith deve essere stato terribile. Mentre la famiglia Kercher affrontava la stampa e la polizia dichiarava il caso risolto, i principali sospettati furono oggetto di interesse mediatico, soprattutto i due giovani amanti, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. È stato un grande sollievo per Perugia, perché non c'era un omicida là fuori, uno Jack lo squartatore in agguato, ma queste 3 persone, ed erano al sicuro dietro le sbarre ora. Diciamo che fu come oro colato per la stampa scandalistica. La prima volta che abbiamo noi difensori incontrato Amanda, l'8 novembre 2007, è stata davanti al giudice. Consigliamo Amanda di nego l'addebito, mi protesto innocente e non intendo rispondere a nessuna domanda. Dopo abbiamo parlato un po', il pubblico ministero ci ha lasciato mezz'ora. Parlavo poco l'inglese, ho capito poco, ma questa ragazza era determinata, lucida. E poi soprattutto una cosa che ci ha detto, dice, ma io e Meredith eravamo amiche. Mentre Amanda era in tribunale, il suo datore di lavoro, Patrick Lumumba, era in custodia cautelare in seguito all'accusa avanzata da Amanda di aver ucciso Meredith. L'interrogazione era sempre così: tu lo sai cosa hai fatto, perché l'hai fatto? Ho detto cosa ho fatto. Era in continuazione così finché da solo ho scoperto che si trattava della morte di povera Meredith. E io sono io che ho detto, ma tutto questo ha rapporto con la morte di povera Meredith? E lì loro mi hanno detto, ah sì, ti sei ricordato finalmente, no? E lì è che comincio a dire, no, ma come potete immaginare una cosa così? Io ero nel locale, lavoravo nel locale. Oh no, noi sappiamo, il locale è stato chiuso. Ho detto, no, ma io ero nel locale con le persone, no? Non so neanche Amanda è arrestato, non so neanche niente, no?
E poi dopo, quando mi hanno portato quello, un documento, e ho letto che la dichiarazione di Amanda che sta dicendo che ah sì, avevo questo appuntamento con Patrick, siamo andati a casa nostra, con questa confusione non ho capito neanche in quell'istante che lei mi sta accusando me. Chiesto a loro, allora è stata Amanda, perché mi sembrava come lei che confessa che ha abbassato la Meredith. E un altro poliziotto che era più, molto più gentile mi dice no, non capisci, no? Lei sta dicendo qua che sei stato tu. E ha detto no, ma non sono stato io. Loro hanno detto no, ma se tu lo dici sarà meno grave per te. Ha detto no. Io so adesso cosa è successo. Se noi siamo qua perché voi pensate che io posso confessare qualcosa che non ho fatto per farvi piacere a voi, non lo farò mai, allora portatemi in prigione. E dopo un po' loro sono venuti e hanno detto no, ti portiamo una passamontagna. E ho detto no, ma perché? Io non ho niente da nascondere, niente. Con il progredire delle indagini, le prove del crimine iniziarono ad essere analizzate. Quando entrai, non si vedevano ancora le impronte dei piedi sul corridoio, che sarebbero state evidenziate col lumino. Il concetto è che lì si è capito che era stato pulito, perché alcune tracce erano in realtà messe in evidenza soltanto col lumino, altre sono state messe in evidenza perché c'erano delle tracce di sangue. Però alla fine sulle tracce delle scarpe è stato dato molto meno, diciamo, peso come prova, perché era tra che erano state pulite, tra che erano di persone che vivevano nella casa, perché c'erano anche quelle di Amanda, anche di Meredith. Cioè lì c'è stata una pulizia, su questo non c'è dubbio. Alcune impronte possono essere visibili a luminol, perché reagisce anche dove è stato pulito. Quindi è molto difficile stabilire con certezza se siano stati usati dei detergenti o se ci siano delle tracce di sangue invisibili all'occhio umano. Ci sono diverse possibilità. Quando si osserva una scena del crimine, specialmente quando la scena del crimine è un'abitazione domestica, un luogo dove vivono più persone, si possono trovare tracce di DNA in quelle aree della casa che sono in comune. Quindi si dovrà prestare attenzione alle parti private, le aree della casa in cui ci si aspetta di trovare il DNA di una sola persona. Facevamo un sopralluogo a casa di Sollecito e lì un ispettore della polizia vide che c'era un coltello che aveva una astratta compatibilità con la lesione. Fra l'altro questo coltello risultava pulito e aveva odore di un solvente. E quindi fu portato alla polizia scientifica a Roma. In quel cassetto c'erano molti coltelli. La domanda che è stata poi fatta più volte all'inquirente che ha prelevato questo mezzo è come mai ha scelto quella e ha escluso tutte le altre, perché c'erano anche coltelli simili come in qualunque cucina. E la risposta fu una risposta che ha lasciato anche molto stupore. Si parlerà da parte di chi l'ha prelevata di intuito investigativo. Dichiararono subito che i DNA di Amanda Knox e di Meredith Kercher si trovavano su quel coltello che Raffaele Sollecito teneva in cucina. E ovviamente, quando l'informazione fu divulgata, subito dopo che il pubblico ministero aveva detto di aver arrestato i colpevoli, non furono in molti a dubitarne. Neanche io, se mi fossi trovata dall'altra parte dell'oceano, avrei dubitato. Leggendo questa storia sui giornali, avrei pensato, beh, sono stati loro. La notizia della traccia mista sulla lama del coltello sequestrato viene data dalla radio alle 5 di pomeriggio, appena terminate le indagini genetiche a Roma, e naturalmente io metti tampono davanti perché avevo capito che era un brutto evento processuale, no? Se c'è una lama che lega le due ragazze, insomma. Il clima era che salti di gioia dappertutto facevano tutti quanti, giornali, televisioni, gente comune. Questa inchioda adesso qui.
Quindi il caso sembra risolto, c'è addirittura la confessione di Amanda Knox, ma ecco che arriva il primo clamoroso colpo di scena. Diciotto giorni dopo l'omicidio di Meredith, un testimone chiave si fece avanti e le indagini presero una nuova direzione. Quella sera dell'omicidio della Meredith, io stavo al locale, lavoravo da solo. C'avevo come cliente un gruppo di studenti Erasmus e c'era questo professore svizzero. Io volevo offrire il vino al professore. Il professore insisteva perché mi ha detto tanto se io lo offrivo il vino perdevo io, ma se lui lo pagava, lo Stato suizo rimborsava questi soldi. E quindi senza sapere che quello scontrino più tardi è diventato una prova veramente materiale per dimostrare che il locale era aperto. Lumumba ebbe la straordinaria fortuna di incrociare un cliente svizzero che seppe ricordare con precisione l'ora in cui si trovava nel locale di Lumumba, un orario prossimo alle 9, tale da far escludere immediatamente la partecipazione di Lumumba all'omicidio. Tant'è che da lì a pochissimi giorni, anche se ha fatto 13-14 giorni in carcere, Lumumba venne immediatamente liberato. Nonostante la confessione firmata di Amanda Knox, Patrick Lumumba era completamente innocente. Non appena Patrick venne scagionato da ogni coinvolgimento con l'omicidio, emerse un nuovo sospettato. Gli investigatori scoprono che sul cuscino insanguinato vicino al corpo di Meredith c'erano delle impronte e dispongono immediati accertamenti. Rudy Gedet diventa all'improvviso un sospettato perché le sue impronte insanguinate sono sulla scena del crimine. Rudy Gedet è un ivoriano figlio di immigrati. Vive a Perugia dall'età di 5 anni. Ha qualche precedente ed è già stato arrestato altre volte per effrazione o furto con scasso. È già noto alla polizia di Perugia. Rudy non è uno dei ragazzi che abitano nella casa, non è neppure un frequentatore abituale della casa. Quindi la presenza del suo DNA è estremamente incriminatoria. Formalmente Rudy di fatto diventa indagato e dov'è non si sa, in quei momenti non si sa. Si sa il nome, si sa la nazionalità, si sa dove viveva, si sa chi erano i suoi amici, i suoi contatti, però lui non si trova. Gli investigatori nel cercare Rudy Gedet provano a fare in modo che uno degli amici più cari provi a contattarlo e quindi nella stazione di polizia il suo amico più caro lo chiama. All'insaputa di Gedet, la polizia registrò la conversazione. La ragazza che è stata uccisa l'ho conosciuta la sera prima, la Meredith. Era mattina per partire. Il giorno dopo ci siamo dati appuntamento che ci saremmo rivisti. Lei è stato detto che lei ha detto alle sue amiche che era stanca, che sarebbe andata a casa. Invece no, ci siamo visti in questa casa di Meredith e abbiamo iniziato a parlare. E io ci ho provato nel senso che anche lei ci stava. Però alla fine non abbiamo fatto niente perché lei non aveva il preservativo, neanche io ce l'avevo. È molto improbabile che Meredith Kercher avesse una relazione con Rudy Gedet. Gli amici di certo non lo sapevano. Nessuno li aveva mai visti insieme. Non c'erano prove che fossero amici o che avessero alcun tipo di relazione. Stava creando la sua versione degli eventi. Doveva spiegare la presenza del suo DNA sulla scena del delitto. Si trovava senza dubbio in quella casa e gli serviva una giustificazione. E dopodiché sono andato in bagno, perché mi era a fare la carta, e ho sentito suonare, e per me era
potevate chiunque buttarmi, capito? Certo. Potevate a mano, potevate picchi. Io sono stato in bagno, 5 minuti dopo. Dopodiché ho sentito urlare, ma io dico, ha urlato fortissimo. Sono uscito, ho visto questo qua. Ma era girato di spalle, avevo detto, ma che cazzo succede? Ma che era alto, ma come cazzo era fatto questo? Era semibuio, di faccia non l'ho visto, però dico, era italiano, perché ci siamo insultati, e non c'era la gente straniero. Sono uscito di fretta dal bagno, sono passato per terra, poi questo qua è fuggito, è scappato, è uscito dalla porta. Rudy Gede lascia l'Italia quasi subito dopo l'omicidio e diventa latitante. Ma durante la fuga riesce a tenersi informato sulle indagini e a sapere che cosa accade in Italia grazie all'imponente copertura mediatica. Quindi credo che questo la dica lunga su come è stata affrontata quella indagine in merito a quante informazioni sono state fornite alla stampa e ai media. Perché Gede è in grado di usare le informazioni a proprio vantaggio. Martedì ci sono stati nuovi sviluppi riguardo l'omicidio della studentessa inglese. Una quarta persona collegata al caso è stata arrestata. Il 21enne Rudy Hermann Gede è stato fermato in Germania. Nel carcere in Germania gli spiego che ci sono elementi indiziari importanti. Ci sono le sue impronte insanguinate sul cuscino accanto al corpo di Meredith. C'è il DNA suo nella vagina di Meredith e ci sono anche le tracce biologiche che lui ha lasciato nel bagno e quindi è assolutamente certa la sua presenza sul luogo dell'omicidio. Quindi il quadro indiziario, gli spiego, è un quadro molto grave. Il compito di un avvocato non è quello di credere o non credere a quello che ti racconta il cliente. Il compito dell'avvocato è quello di capire da subito quali sono gli elementi che possono portare a una difesa seria. Rudy Gede racconta quanto accadde quella notte e cambia versione più volte. In un primo momento dice a un amico che gli chiede cosa fosse successo che Amanda non c'entrava niente. Dice esattamente queste parole. Poi, quando viene riportato a Perugia e iniziano gli interrogatori con la polizia, afferma che Amanda Knox era molto più vicina nella casa. Secondo interrogatorio, invece, cambia l'inizio. Lui sente Amanda che bussa, capisce che stanno litigando. Dopodiché sente sempre l'urlo, si precipita, questo ragazzo lo descrive in maniera più compatibile col sollecito. Quindi quando Meredith è morente e il ragazzo ha ancora il coltello, Amanda è fuori nel cortile. La versione di Rudy è sempre la stessa versione. Certamente non voleva dire che Amanda non c'era. Perché lui ha sempre detto che Amanda l'ha sentita arrivare, l'ha sentita discutere con Meredith. Per me era... potevate chiunque buttarmi, capito? Certo. Potevate Amanda, potevate Vicky. Negli interrogatori seguenti sembra che ci sia stato un litigio tra le due donne e che lui fosse arrivato nel momento in cui Amanda fuggiva lasciando il corpo sanguinante. Quindi passa dal dire che Amanda Knox non era lì ad affermare che non solo era lì, ma che probabilmente aveva colpito lei la sua coinquilina e che Meredith Kercher era stata accoltellata da Amanda Knox e sfortunatamente era deceduta mentre c'era lui nella stanza con lei. In altre due versioni dice ho visto una ragazza sotto la luna, poi pioveva quella sera, la luna non si vedeva, che aveva i capelli biondi, alta circa 1,62 m, guarda caso. L'altro ho visto il ragazzo con una cuffia che ci ha urtato sul corridoio, sarebbe sollecito. Ma è una comica.
Anche se il DNA rinvenuto sulla scena del crimine coincideva con quello di Guédé, il pubblico ministero continuò a sospettare che Rudy non avesse agito da solo. Vi sono dei dati certi sui polsi della povera vittima che riportano al DNA di Rudy Guédé, quindi è fuori discussione che lui la tenesse per i polsi e ovviamente non poteva nello stesso tempo ferirla e ucciderla con il coltello. Da cui l'ipotesi di sottoporsi ad una appunto esperienza sessuale di gruppo col fatto di essere minacciata e di essere ferita tante tante volte con piccole ferite da punta del coltello. Nelle fasi iniziali dell'indagine, il reggiseno insanguinato di Meredith era stato rimosso dalla scena del crimine per essere analizzato. Tuttavia, il gancetto del reggiseno fu recuperato solo molto più tardi. Cioè in quel gancetto c'era il profilo genetico di Rudy, l'aplotipo di Sollecito e il profilo genetico di Meredith. Questo significa che i due hanno trappato quasi in maniera violenta il reggiseno di Meredith in un'azione appunto fatta con estrema energia che ha lasciato questo profilo genetico che è di questi due. Dopo un'attesa straziante, il 14 dicembre 2007 fu finalmente permesso alla famiglia di seppellire Meredith. La cerimonia fu celebrata vicino alla sua casa a sud di Londra. Quindi uscito di scena Patrick Lumumba, assolutamente innocente, ed entrato in scena Rudy Guédé, adesso tutto si gioca sulla scena del crimine. Chi c'era? Chi aveva in mano il coltello? Chi ha o non ha costretto Meredith a un gioco sessuale che poi finisce con la sua morte? Ricominciamo fra pochissimi minuti. Entra in scena Rudy Guédé. La casa di Via della Pergola è piena delle sue tracce, ma intanto Rudy è fuggito in Germania. Il magistrato, nonostante questa fuga, continua ad essere convinto che non abbia agito da solo. Ma c'è un altro elemento importante da tenere presente. Il reggiseno insanguinato di Meredith era stato rimosso dalla scena del crimine per essere analizzato, ma il gancetto, la chiusura di quel reggiseno verrà analizzato soltanto molto più tardi. Durante il corso del 2008 iniziarono le udienze preliminari per l'omicidio di Meredith. Sono passati 6 mesi, ma ancora non riusciamo a credere che non vedremo più la nostra amata sorella Meredith. Siamo qui per l'udienza di domani, di cui siete tutti al corrente, e sappiamo che sarà un passo importante in questa indagine. Sebbene noi siamo soddisfatti di come le indagini stiano procedendo, siamo piuttosto dispiaciuti per le informazioni che sono trapelate per quanto riguarda la frequenza e i contenuti. Sappiamo che niente potrà porre rimedio a ciò che è successo e ridarci Meredith. Tutto ciò che possiamo fare è lavorare insieme per assicurarci che i responsabili siano consegnati alla giustizia. E nonostante i tentativi fatti per screditare le prove e minare il processo, abbiamo fiducia nella polizia, negli esperti forensi, nei legali che ci rappresentano e in questo sistema giudiziario. Siamo convinti che grazie ai loro sforzi, alla fine, la persona o le persone responsabili verranno adeguatamente punite.
La corte decretò che c'erano prove sufficienti contro i tre sospettati, Knox, Sollecito e Guédé, per portare il caso in tribunale. A causa dell'enorme interesse dei media e delle prove forensi, i legali di Rudy Guédé decisero di seguire una strategia differente. Un processo con rito abbreviato solo per Guédé. Tutta la tensione negativa mediatica, io ero certo che si sarebbe scaricata su Rudy e ne avrebbe pagate le conseguenze, perché poi sarebbe subentrata una certa idea di punizione, tra virgolette, e sono sicuro che Rudy avrebbe pagato il prezzo più alto. Quindi per non rischiare bisognava separare i processi. Quando percepimmo la notizia che i due imputati avrebbero fatto il dibattimento, cosa annunciata dai loro avvocati, noi abbiamo scelto di fare il rito abbreviato. E questa è stata, tra virgolette, una specie di vantaggio del processo di Rudy, perché abbiamo potuto farci il processo con un po' di tranquillità, con molta meno pressione. A differenza di un normale processo, la procedura di rito abbreviato esclude l'interrogatorio degli altri sospettati da parte del pubblico ministero e degli avvocati difensori. Niente testimoni, niente consulenze, ma si decide tutto sulle carte che ha raccolto il pubblico ministero. Quindi la legge dice: se tu scegli questo rito, io ti faccio lo sconto di un terzo della pena. Walter Biscotti prese la decisione migliore per il suo cliente, considerato che il suo DNA era sul corpo e sulle pareti della scena del crimine. Non avrebbe potuto consigliare il suo assistito in altro modo. Ma vi dirò, un altro avvocato avrebbe potuto anche usare un'altra strategia, come, non so, provare a farlo passare per omicidio colposo, come un incidente o cose simili. C'erano modi diversi in cui altri avvocati avrebbero potuto impostare la difesa. Guédé acconsente al rito abbreviato. Era preoccupato dal fatto che il suo DNA era stato trovato sulla scena del crimine e sul corpo di Meredith. Pertanto era convinto che gli altri due sospettati avrebbero cercato di dare tutta la colpa a lui. Guédé continuò a ribadire di aver avuto una relazione sessuale consenziente con Meredith prima che morisse. Ma era una cosa a cui la famiglia si rifiutava di credere. Lei non si sarebbe mai comportata in quel modo. Non era da lei. Quindi fu visto come un tentativo di Guédé di manipolare i fatti. È stato dichiarato colpevole di omicidio. È stato condannato all'ergastolo, ma dato che aveva consentito al rito abbreviato, la condanna è stata ridotta a 30 anni e poi ulteriormente ridotta a 16 anni quando è ricorso in appello. Ai fini della sentenza fu determinante che il giudice stabilì che non aveva agito da solo. Nella sentenza di Rudy Guédé c'è scritto concorso suo con ignoti. E quindi Amanda e Raffaele. I periti interrogati a domanda può essere commesso da una persona o da più persone. Anche da una persona hanno risposto, ma è più facile vedere più persone come meccanica del delitto. Credo che ciò che ha reso questo caso così interessante in termini di visibilità e di interesse per i dettagli da parte del pubblico è stata l'idea del presunto omicidio di gruppo. Così Rudy Guédé era stato giudicato e condannato, ma c'erano ancora altri due individui, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che dovevano essere ancora processati. In un certo senso, questo ha messo il caso sotto una pessima luce, perché c'è stato un lungo periodo in cui sono stati espressi giudizi e formulate teorie, e queste opinioni circolavano. Nel gennaio del 2009, 14 mesi dopo l'omicidio di Meredith Kercher, iniziò il processo ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Si tratta senz'altro di una tragedia personale, ma a quel punto un processo come quello era diventato internazionale. Un evento e
L'udienza d'apertura era la prima occasione per sentire come i pezzi si collegavano tra loro. Erano state formulate diverse ipotesi durante i mesi precedenti, ma per la prima volta gli avvocati avrebbero illustrato una teoria più solida su ciò che secondo loro era accaduto. Quello fu un momento drammatico per la famiglia di Meredith, ma almeno erano in tribunale, stavano finalmente per avere giustizia. All'inizio del processo, la difesa era sicura che sarebbe riuscita a screditare le prove chiave dell'accusa. I legali di Sollecito erano convinti che uno dei telefoni di Meredith fosse la chiave per determinare un'ora del decesso più precisa. Il range che era stato dato inizialmente dagli inquirenti era molto ampio e non c'era un metodo scientifico per individuare esattamente l'orario preciso della morte. Si era soltanto indicato un orario approssimativo delle 11:30. In realtà proprio un'analisi precisa dei tabulati telefonici della vittima ha consentito di restringere questo range. Il dato importante e certo che è emerso è che alle 22:15 o 22:13 arriva, mi sembra, un SMS sul cellulare che aggancia la cella che non era più quella di Via della Pergola, ma che era la cella che serviva a un'altra zona dove è stato ritrovato il cellulare, che mi sembra si chiamasse Via Sperandio. La mattina dopo l'omicidio, i due telefoni di Meredith furono ritrovati nel giardino di una proprietà non lontana. La difesa credeva che fossero stati lasciati lì dall'assassino, il che significava che l'omicidio era già avvenuto e avrebbe consentito di determinare con più precisione l'ora del decesso. Sarà stato molto probabilmente tra le 21:15 e le 21:30, immagino, o 21:45. Restringerlo in questo modo era importante perché c'erano in quegli orari delle interazioni nel computer di Raffaele che dimostravano che Raffaele fosse a casa sua. Mentre l'accusa riteneva che questa prova informatica fosse tutt'altro che determinante, la difesa contestò la validità delle tracce di DNA di Raffaele Sollecito, trovate sul gancetto del reggiseno di Meredith. Quel gancetto del reggiseno era una prova estremamente importante, ma la gestione di questa prova fu inadeguata perché venne registrata, fotografata e poi ignorata. Fu lasciata lì per 46 giorni. Nel frattempo vennero raccolte altre prove. Così, anche se c'erano tracce evidenti del DNA di Raffaele su quel reperto, poiché quel campione era esposto al rischio di contaminazione, venne messa in dubbio la validità dei risultati delle analisi. È evidente che se veniva preso immediatamente non si sarebbe esposto a delle contestazioni. Su questo non c'è dubbio. Però dobbiamo anche ricordarci che quella era una scena del crimine, quindi non era un posto dove tutti potevano entrare e uscire come gli pareva. Quindi non è così facile, la contaminazione deve avere comunque un contatto diretto. A quella minuscola prova, per quanto raccolta in modo insensato, in base alle tempistiche e al protocollo, si è rivelata decisiva, perché posiziona Raffaele Sollecito nella stanza, a sostegno dell'ipotesi che sia stato un gruppo di persone ad aggredire la povera Meredith. La difesa sostenne che anche la prova del DNA trovato sul coltello fosse confutabile. Su quella che secondo gli inquirenti sarebbe stata l'arma del delitto vengono rinvenute due tracce, una sulla lama, una sull'impugnatura, e viene attribuita quella sull'impugnatura ad Amanda e quella sulla lama a Meredith, ma si trattava di tracce molto esigue, talmente esigue da non poter consentire una ripetizione dell'analisi stessa e quindi di per sé non poteva essere considerata una prova attendibile e quindi una prova utilizzabile, diciamo. In ogni caso la traccia molto esigua
che è stata rinvenuta sulla lama poteva essere analizzata sia per capire se si trattasse di materiale ematico, sia per individuare un profilo genetico. Però è stato scelto dalla polizia scientifica di effettuare l'analisi del DNA ed è stato individuato, secondo questa analisi, il profilo di Meredith. La parte fondamentale era arrivare ad avere un profilo. Quindi, siccome tutte le prove che tu fai è sangue, no, non è sangue, allora aspetta, faccio una prova colorimetrica per vedere se fosse appunto saliva. No, aspetta, faccio un'altra prova per vedere se ci sono le cellule o la striscia sul vetrino. È tutto materiale che si perde. Quindi se io ritengo come perita che ci sia poca quantità, faccio una scelta di qual è l'analisi regina nel mio caso, no? Uno dei problemi del caso fu che le persone non credevano che Rudy Gedè avesse agito da solo e che anche la Knox e Sollecito fossero nella stanza. Perché credere alla polizia quando ha rinvenuto il suo DNA sulle pareti o sul cadavere, ma non in merito a quello trovato sul gancetto o sul coltello? Mi sono resa conto sin dall'inizio che non vi erano elementi forti che potevano supportare questa accusa e quindi ero molto fiduciosa nel percorso giudiziario. Durante il processo, mano a mano, scoprivamo dettagli sempre più orribili sul supplizio di Meredith. Eppure l'attenzione era ancora tutta puntata su uno degli imputati, Amanda, sul suo atteggiamento in tribunale, sulle sue reazioni. Tutto questo ha relegato la vittima del crimine al ruolo di personaggio secondario della storia. Rudy viene condannato per concorso di colpa, ma con chi? Secondo gli inquirenti, le prove inchiodano Amanda e Sollecito, e le prove sono fondamentalmente due, le due prove importanti: il gancetto del reggiseno insanguinato di Meredith e il coltello che è stato trovato a casa di Sollecito, due prove che saranno determinanti. I legali di Rudy scelgono il rito abbreviato. Nel gennaio del 2009, dopo 14 mesi dall'omicidio di Meredith, inizia il processo ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e molto si gioca e si giocherà su questo gancetto del reggiseno. Sopra, secondo l'accusa, ci sono tracce evidenti del DNA di Sollecito, ma questo gancetto è rimasto nella casa per 46 giorni e siamo arrivati al verdetto di primo grado. Quando Rudy Gedè è stato sentito nel corso di primo grado e quindi è intervenuto nel processo di Amanda e Raffaele, diciamo che potevamo aspettarci di tutto, qualsiasi tipo di dichiarazione. Rudy Gedè si presentò in tribunale, ma si rifiutò di testimoniare. Non ho mai risposto. Quindi le cinque versioni acquisite rimangono cinque versioni diverse e basta, senza nessuna valenza probatoria. Un momento chiave del processo fu la richiesta da parte della difesa di un'ulteriore perizia scientifica sulle prove incriminanti del DNA. Volevamo queste due perizie, sul coltello e sul gancetto. Il fatto che non venisse accolta questa istanza della difesa certamente ci aveva molto preoccupato, però ovviamente contavamo sempre di ottenere un risultato positivo. Il primo grado è stato un processo completo, 112 udienze più garanzia di questa, no? Ma se non smontavamo la tesi del coltello e della traccia mista, l'esito a me pareva scontato. Ricordo in particolare che la mattina avevo chiuso io gli interventi di tutte le difese. Poi sono rimasta tutta la giornata a Perugia ad aspettare che uscisse questa sentenza. La sentenza è uscita in tarda serata e ovviamente c'era tutta l'emozione e tutta l'aspettativa, con ovviamente la speranza di ottenere un risultato favorevole. E quindi c'era questa grande attesa. E poi Perugia era invasa dalla stampa internazionale, erano tutti in attesa di questo giudizio di primo grado, di questa sentenza. Era come un film dell'orrore.
La corte raggiunse il verdetto quella sera. Ci recammo tutti lì prima che arrivasse la mezzanotte. La piazza era gremita di persone che urlavano: assassina americana, Amanda Killer. E sgomitavano per entrare. Entrammo. Le aule si trovavano in una fortezza medievale, riconvertita in un tribunale moderno. A mezzanotte ascoltammo il verdetto della corte. Condanna, condanna. Furono condannati, li dichiararono colpevoli. E finì così. Condanna alla pena di anni 26 di reclusione la Knox e alla pena di anni 25 il Sollecito, pena base per la continuazione, anni 24 di reclusione, nonché ciascuno al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Poco dopo il verdetto di colpevolezza, la famiglia Kercher parlò ad una conferenza stampa a Perugia. In definitiva, siamo felici di questa decisione, felici di questo verdetto. Ma non è il momento di festeggiare la fine di questa storia. Non è un momento di trionfo. Come sapete, ci troviamo tutti qui purtroppo perché nostra sorella è stata brutalmente uccisa e ci è stata portata via. Le nostre vite sono state messe in pausa. Non è possibile continuare a vivere normalmente. Bisogna affrontarlo giorno per giorno. E tornando alla domanda riguardo all'appello, tutto va affrontato un passo alla volta. La Knox e Sollecito fecero ricorso contro la sentenza di colpevolezza e l'udienza iniziò il 24 novembre 2010. È vero che abbiamo avuto questa prima sentenza che ci aveva un po' sconfortato, però quando è stato predisposto anche l'atto d'appello ci si rendeva conto che comunque c'erano tanti elementi e tanti errori che avevamo rilevato nella sentenza di primo grado e in particolare mettevamo l'accento proprio sul fatto che non era stata disposta la perizia. Gli avvocati difensori presentarono nuovamente la richiesta di far riesaminare dai propri esperti la prova del DNA sul gancetto del reggiseno e sul coltello. Questa volta la richiesta fu accolta. L'ammissione delle perizie, coltello e gancetto. A me mi si è aperta un'autostrada. E vennero fuori elementi che sull'impugnatura c'era l'amido e il kit usato per l'esame della traccia vista, che peraltro era molto esigua e quindi non consentiva per esempio la procedura dell'amplificazione del dato genetico, tutto quanto era stato fatto con un kit sbagliato e quindi perde di efficacia. L'amido poi trattiene tutto quanto si può trattenere. C'era un sangue di prima, avrebbe trattenuto tutto. Ancora una volta la difesa sostenne che il DNA trovato sul gancetto potesse essere il risultato di una contaminazione. C'era una quantità enorme di DNA sulla scena. La prova che Rudy Gedeh era lì, di gran lunga superiore rispetto agli altri campioni rinvenuti. E si trattava di prove inconfutabili, mentre di Sollecito fu trovata una minima traccia su un capo d'abbigliamento lasciato sul pavimento per 6 settimane dopo i primi rilevamenti della polizia, il che dava adito al fatto che chiunque sarebbe potuto entrare lì e fare qualsiasi cosa nelle 6 settimane tra i primi rilevamenti e la perizia della scientifica fatta in un secondo momento. C'erano molti problemi con le prove forensi. Sinceramente, che l'unico posto di contaminazione che noi abbiamo avuto, l'abbiamo avuto su quel gancetto che si trovava nel tappetino dove c'era anche dei calzini, quali calzini non avevano DNA di Sollecito, non c'era, ma c'era solo in quel gancetto, io sinceramente non riesco ad accettarlo. Il secondo grado lo sintetizziamo che abbiamo vinto, non interessa a nessuno. La corte d'appello scagionò sia la Knox che Sollecito. L'opinione pubblica si fece subito sentire. Quando porti 1000 persone a applaudire una condanna e fischiare un'assoluzione per un reato comune, sia pure domicilio tra ventenni e tutto quanto, una riflessione va fatta. Io conoscevo visivamente il 50% delle persone che mi hanno anche fischiato, anche a me.
Quindi questo processo ha avuto anche impatti, anche pericolosi. Per me il fatto che Amandes, quando è stato condannato, ho trovato giusto quella condanna. E quando è stato rilasciato, ho trovato questo come un errore giudiziario. Non voglio dire che sì, i giudici hanno fatto male. Io penso che i giudici sono esseri umani. Per me un grande errore giudiziale hanno commesso, lasciando Amanda libera. Ad Amanda Knox fu permesso di tornare a casa negli Stati Uniti. Sollecito fu rilasciato, ma la storia ancora non era finita. Amanda e Sollecito verranno condannati, ma la corte d'assise d'appello li scagionerà in una Perugia assediata da giornalisti e telecamere. E all'esterno c'è, durante la serata in cui viene letta l'assoluzione, una folla inferocita che grida, ma ci sono anche tanti innocentisti. La folla è divisa tra chi crede che i due ragazzi siano colpevoli e chi crede che invece siano soltanto stati tirati dentro questa vicenda senza aver fatto nulla. Nel settembre del 2013 ci fu una nuova udienza d'appello a Firenze. 4 mesi dopo, questo nuovo processo dichiarò la Knox e Sollecito colpevoli. La famiglia Kercher si trovò nuovamente sotto i riflettori. Credo che siamo ancora alla ricerca della verità e a questo punto noi forse non sapremo mai cosa è davvero successo quella notte. Non importa quale sarà la sentenza e se verrà applicata, niente potrà restituirci Meredith. Niente potrà cancellare l'orrore di ciò che le è accaduto. Ancora una volta l'ago della bilancia si spostò dall'altra parte e tutto divenne sempre più confuso. Erano colpevoli oppure no? A quel punto, in cui era già molto difficile seguire la storia, diventò praticamente impossibile riuscire a fare chiarezza. Nel 2014 iniziò il secondo appello. Questa volta le udienze si tennero alla Corte Suprema di Cassazione di Roma. Allora, d'estate abbiamo fatto ricorso per Cassazione. Io andavo a Roma col treno. Abbiamo sudato un'estate a fare l'ultimo ricorso. È una strada stretta, questo non si può dire. Insomma, è una strada che dava a essere ottimisti il 10% di speranza. La sera alle 11 ci chiamano al telefonino, in aula tra un quarto d'ora. Ciao, 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 sì. E allora esce la corte, boh, il bastone, tutto pieno, giornalisti, poliziotti, tutto pieno di l'aula. La corte, giudicando, visto l'articolo 620 e 530, quello dell'assoluzione, assolve gli imputati per non aver commesso il fatto. Ha fatto. E io sono rimasto impassibile. Né sudavo, né era freddo. Ne avevo fame, ne avevo sete. Sono rimasto io in carabinieri. Dico, fumavo una sigaretta. Io ho detto, io non sono un fumatore. È stato un momento più importante della mia vita professionale. La sentenza che ora è stata emessa è una sentenza non che ci dà un po' di ragione, ci dà totalmente ragione. Perché? Perché gli esiti potevano essere due. Annulliamo questa sentenza, ma approfondiamo in altra sede. E invece l'annullamento è senza rinvio. Tenevamo che gli elementi fossero idonei e sufficienti per sostenere l'accusa, lo hanno ritenuto anche tanti giudici, non solamente noi. Evidentemente è un processo che ha vissuto una storia di alternanza di giudizi e quindi abbiamo preso atto di giudizi di condanna, stasera prendiamo atto di un giudizio di assoluzione. Sono molto felice. Sì. Amanda Knox e Gabriele Sollecito vennero prosciolti. Questa volta il verdetto fu pronunciato dalla Corte Suprema di Cassazione. Ma la sentenza specificava:
A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria, il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato. Quella frase, a leggerla adesso, dopo 5 anni, mi fa il brivido, no? Quanto abbiamo rischiato? Pur se animato dal convincimento della colpevolezza dell'imputato. Chi vorrà dire? Non posso sicuramente nascondere che è stato un momento di grandissima commozione, di grandissima gioia. Finalmente la parola fine a questa vicenda che era durata più di 8 anni, che aveva tormentato queste persone che effettivamente hanno subito un grosso dramma. Tuttavia, la sentenza espressa e messa agli atti durante il processo con rito abbreviato di Rudy Guédé dichiarava che questi non aveva agito da solo. Non c'è neanche nella sentenza giustizia, perché dire che Rudy ha ucciso in concorso con altri vuol dire che altri non sono stati trovati. E quindi non è giustizia, è solo al più una parte di giustizia. Dopo 8 anni la famiglia della vittima non ha ancora avuto davvero giustizia. È un cliché parlare di alti e bassi, ma sono passati dall'aver visto condannare i colpevoli a toccare il fondo, quando i verdetti sono stati capovolti. Ma alla fine dell'intera vicenda non hanno avuto giustizia per Meredith e francamente neanche una risposta riguardo ciò che accadde la notte in cui è morta. Provo compassione per loro. Mi dispiace per loro perché com'è possibile sopravvivere a un figlio? È atroce, devastante, orrendo. Sì. Per Giuliano Mignini e il pubblico ministero, il verdetto finale fu fonte di grande frustrazione. Non mi do pace, non mi è andata giù. È un processo che è stato fin dall'inizio condizionato da una pressione mediatica. Io pensavo che la pressione mediatica non avrebbe potuto raggiungere i magistrati. Mi sbagliavo. Se ci si aspettava una giustizia, tra virgolette, riparativa, forse non è arrivata, ovviamente. Se si aspettava una giustizia in qualche modo appagante, forse non lo è stata fino in fondo. Però bisogna pensare che il sistema giudiziario è la colonna portante della democrazia di un paese. Non esiste l'omicidio perfetto, esistono le indagini imperfette, quello che ho sempre detto ai miei studenti in 40 anni di insegnamento all'università. Ho pensato moltissime volte a Meredith, era sempre presente sicuramente nei miei pensieri quando affrontavo tutte le analisi, anche quelle che ovviamente la riguardavano direttamente. E anche con lei ho pensato a immedesimarmi e pensare che brutta tragedia veramente l'aveva colpita. C'è di fondo un dolore per la perdita di una ragazza così giovane che comunque tocca qualsiasi persona. Ho incontrato la famiglia Kercher diverse volte, ma è sempre stato estremamente difficile. Sono stati travolti da questa storia. Voglio dire, nessuno vorrebbe essere al centro di una vicenda del genere. Affrontarono tutto questo a testa alta e con la massima solidità. Ma fu davvero durissima per loro. E lo è ancora. Meredith era ed è ancora parte della nostra famiglia ed è sempre molto amata da noi e da tutti i suoi amici. E è crudele che il suo brillante futuro sia stato brutalmente interrotto. La sua radiosa personalità è quello che vorremmo si ricordasse di lei e non che sia stata solo la vittima di un crimine brutale e crudele. Grazie.
Il nuovo appello nel 2013 torna sul verdetto di colpevolezza per Raffaele Sollecito e Amanda Knox, ma il ricorso in Cassazione del 2014 li scagiona definitivamente. Soltanto Rudy Guede viene condannato per concorso in omicidio. È una sentenza che recita, e leggo, a fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria, il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato. Restano un sacco di domande aperte e tante lacune nei racconti dei protagonisti. Resta una vita spezzata, quella di Meredith Kercher, uccisa a 21 anni nella sua casa di Perugia, nella sua stanza in via della Pergola. E ci sono, evidentemente, se c'è un concorso, degli altri colpevoli ancora in circolazione. È un giallo, lo abbiamo detto fin dall'inizio, che dal nostro punto di vista è tuttora aperto. Abbiamo fatto questa ricostruzione proprio nell'anniversario, dopo 15 anni, di quel delitto che ha scatenato l'interesse della stampa, delle televisioni, di mezzo mondo, perché ci sembrava giusto ripercorrere quella vicenda, perché abbiamo potuto ascoltare Rudy Guede uscito dal carcere e perché questo è il nostro modo di raccontare la cronaca, cercando sempre di non dimenticare anche gli aspetti contraddittori di quelle storie che sembrano assolutamente chiuse e concluse per sempre. Buonanotte.